Signore e signori, bentrovati, bentrovati, buon lunedì da parte nostra, da parte di Bolaffi, un saluto ad Alessandro Gea, salutiamo anche il nostro ehm, Enrico in regia, Alberto alla telecamera e la nostra Cristina con tutto il nostro centralino, bentrovata Cristina. Ciao. Allora, abbiamo una trasmissione dedicata, in realtà abbiamo un po' beriggio e una serata dedicata alla numismatica, dedicata alle vostre diverse richieste perché inizieremo già con delle segnalazioni giunte. Eh, in, in mattinata e nel primo pomeriggio, eh, grazie per la bella trasmissione di ieri sera. Eh, tre ore in mia compagnia con l'ultima mezzora realtà dedicata a un approfondimento eh, del mondo numismatico. E poi, dalle 21, Lorenzo ed Elena saranno con voi fino alle 24: noi saremo comunque qui eh, a coordinare, a, ad assistere anche le vostre diverse chiamate. Allora, abbiamo un mondo che ci porta quest'oggi in confini che sono e che appartengono mh, sia al mondo eh, europeo, sia a quello che è, è un mondo europeo mh, che si proietterà poi verso, eh, verso l'Italia, l'Italia ancora da formare. Insomma, si tratta di scoprire la grandezza della Gran Bretagna, la grandezza degli Stati Uniti, la grandezza della Francia con Napoleone. Quindi entreremo con Napoleone proprio a vedere un'importante collezione la possibilità di collezionare le monete di Napoleone in Italia e di qui magari farò un riferimento importante al marengo. Devo dire che preparare la cosiddetta scaletta, cioè un po' quelle che sono state le scelte di questa trasmissione non è stato difficile, o meglio, può essere stato anche difficile per certe reperibilità. In alcuni casi abbiamo richiesto una moneta che ieri è stata confermata eh, abbiamo avuto modo di attingere a una, al nostro Cavo e averne un'altra da presentare oggi, Quindi non così facile, però facile per quanto concerne le vostre richieste, perché abbiamo veramente messo insieme i vostri desideri, dalle monete d'oro come eh, il, il Marengo, a quelle che sono invece delle realtà attuali, l'argento di alta purezza che è eh, legato, ad esempio, a Silver Eagle. Mi scuserò se in alcuni casi andremo a ritrovare delle monete conosciute, ma in realtà è una, è una scusa che non, non ha bisogno di perdono, o perlomeno non ha bisogno di assenso, perché sono monete forti, monetazione che ognuna col suo prezzo danno comunque ragione di essere scelte e di essere richieste. Sono letteralmente tutte collezionate nel mondo, tutte quante. Ad esempio avremo un approfondimento su quello che generalmente viene intesa come sterlina, ma sterlina ci riporta subito alloro al borsistico. Qui dobbiamo invece parlare della storia della sterlina, dovremmo parlare addirittura di Ghiney, dovremmo parlare di sovrane. Quindi andremo a vedere con quattro differenti regnanti eh, andremo a vedere eh, di cosa si tratta, poter scegliere una moneta che definiamo antiquariale dal punto di vista Storico, perché qui sarà la storia, ovviamente, a decretare fortemente tale scelta, sempre con la qualità Bolaffi, ovviamente. Nelle nostre ore in diretta, però, potrete avere comunque idea di anticipare una richiesta anziché un'altra. Abbiamo parlato di Napoleone, di Marengo, di, di dollari americani degli anni 20 e anche più contemporanei. Eh, di una bella collezione di bronzi, perché volete rivederla e noi la rivedremo. Dei Marenghi, come dicevamo, e anche delle sovrane d'oro, delle sterline storiche, quindi attenzione, non confondiamolo esattamente con l'oro di borsa, o perlomeno non sovrapponiamolo esattamente all'oro di borsa. Bene, qualsiasi vostra conferma è una conferma in visione, potete venire poi a ritirarlo o consultarvi se avete piacere e facilità nei nostri negozi, consultarvi con i nostri. Ehm, colleghi che vi accoglieranno i negozi Torino, Milano, Verona e eh, Roma ma l'Italia è grande e non per tutti è comoda seppur ben diffusa sul territorio eh, la nostra presenza saremo noi ad arrivare dove voi ci indicherete ad esempio a casa vostra nelle massima descrizione per portarvi in visione queste monete suggerimento di questa trasmissione dovrebbe essere è quella di poter considerare più di una scelta, più di una chiamata, quindi mettere insieme ad esempio più di un Silver Eagle, mettere insieme più di un Marengo, fare ad esempio la coppia perché vi darà ulteriore, eh, porterà in dote qualcosa comunque di interessante, di importante, oppure per le monete italiane di Napoleone, che vi porteranno in dote un bel cofanetto, ma con la possibilità di avere questa collezione, quindi circoscritta o meglio stabilizzata proprio dell'insieme di questa, di questa proposta cioè centrata proprio nell'insieme di questa di questa proposta vedano un po loro signori ovviamente siamo a vostra disposizione per qualsiasi eh, consiglio suggerimento ma anche approfondimento in alcuni casi potremo accontentare qualche chiamata, in altri casi sottolineerò fortemente che la seconda chiamata sarà una lista d'attesa, il salvo buon fine della prima che non capita certamente con frequenza, cioè nel senso che la moneta poi viene scelta, vista, scelta e acquistata, quindi capita raramente e questa è una bella cosa e vi ringrazio di questo. E allora la seconda chiamata, quando c'è soltanto la lista d'attesa significa molto probabilmente perderla, quindi arrivare decisamente per tempo. Allora, da dove possiamo partire? Intanto li vediamo, non sono qui da ieri. Ieri abbiamo avuto la tradizione. Oggi abbiamo più canali. Saluto gli amici di Canale Italia 127, ad esempio, dell'825 che ci segue dalla prima ora, cioè da adesso, mentre si collega con noi la domenica alle ore 20. E allora, mi fai una bella panoramica, ti prego, di questo cofanetto che ormai sta diventando un classico. Ma le cose belle vanno messe in vetrina e allora questo angolo, questa vetrina della nostra trasmissione riguarda proprio un cofanetto con tre silver eagle il primo, quello di 30 anni fa e gli ultimi due in ordine di tempo, il 2016 e il 2017 che vedete sono inseriti idealmente non solo nel cofanetto cofanetto che può conservare quindi queste tre monete che vi regaleremo, parlo del cofanetto e che sono in qualità veramente splendida potremmo dire fior di conio ma Abbiamo sempre non hanno circolato, cioè quindi sono veramente contenute all'interno della loro capsula che io ho aperto semplicemente per comunità di visione. Ma vedete, la Lady Liberty con in basso l'anno 2017. Tengano presente, signori, che potete scegliere anche singolarmente, ma è bello averne tre. cioè Questo percorso di tesaurizzazione eh, è molto, molto opportuno: eh? molto, molto opportuno. Eh, quindi vediamolo un attimo, vediamolo con attenzione e intanto vi do eh, le differenze in questi tre eh, Lady Liberty, la eh, Statua della Libertà che muove, questa, la, della Libertà, la figura in realtà femminile che rappresenta la Statua della Libertà che si muove verso il sole nascente, ha come differenza in esergo, termine tecnico che al di sotto della linea della terra, della moneta, come vedete al di sotto di questa linea orizzontale, in basso ovviamente, l'hanno espresso. Quindi le vediamo con il primo anno che è il 1986, 999 millesimi, l'ultimo anno, il 2017, Sempre 999 millesimi d'argento, sono più di 4 centimetri, signori. E il 2016, sempre 999 millesimi in argento. Cofanetto e regalo. I tre Silverigli americani da ieri a oggi, perché ieri era il 1986, oggi sono i nostri due anni finali, 16 e 17. Esclusiva TV a 265 euro la proposta numero 21. Allora finché vi sono disponibilità noi un angolo glielo dedichiamo a chi ci ha seguito da tempo e non l'ha ancora scelti, a chi sta chiedendo, guarda voglio fare un regalo importante adesso che arrivano delle commemorazioni, anche delle feste religiose, pensiamo magari se non alla... alla alla comunione che magari va a identificare certi simboli più specifici, no? ma come si regala un orologio, il primo orologio mi ricordo prima comunione me lo fecero vedere, poi me lo tolsero, così non lo rompi, lo prenderai da più grande, ma erano un pochino di anni fa, eh, però potrebbe anche essere questa una bella idea, se li volete singolarmente chiedete al centralino il prezzo, ognuno avrà comunque il suo cofanetto per essere contenuto per avere all'interno il Silver Eagle, eh, questa grande dollaro d'argento, un dollaro, ma il valore facciale è in realtà un valore di convenzione perché non costa un dollaro nemmeno nel momento in cui viene emesso. È collezionato nel mondo intero 3 dollari d'argento, 999 millesimi, tra l'altro. Avete visto anche con quale bellezza il rovescio mostra l'Aquila, simbolo degli Stati Uniti d'America, con fine silver, 1 dollaro, lo vedete scritto, e anche il peso notevole in once. Quindi United States of America con il silver Eagle, 265 euro. Poi ve li voglio mostrare perché abbiamo un countdown su queste due monete. La più rara delle due è il dollaro pace, quello dove c'è scritto pis pace al di sotto dell'Aquila. La vediamo già sul rovescio con l'indicazione pis perché è l'unico dollaro che porta a questa indicazione e speriamo sia di, di buon auspicio. È una moneta che ha circolato, qualità bolafi quindi giusta, corretta. Il dollaro pace della pace nella traduzione... 90 euro la proposta numero 17, 90 euro. Il motto è quello di eh, pluribus in, un, in uno, più in uno, eh, sono gli stati americani in un'unica nazione. 900 millesimi è il titolo dell'argento, non so se ha disponibile il nostro Enrico l'immagine del dritto. Eh, eh, che non so se c'era disponibile, perfetto, che è il volto del del, del dollaro della pace. Che ovviamente eh, lasciamo tempo di poter mostrare proprio al nostro pubblico. Ed eccolo qua: vedete il dritto e la statua della libertà. Questa volta non a figura intera, ma con corona radiata con la grande scritta Liberty. Venne emessa fra il 21 e il 35 questo dollaro circolato e attenzione, sono 38 mm di diametro, 38,127 quasi di grammatura, 90 euro. Se per caso decidete di scegliere questo dollaro della pace, magari dei tre Silver Eagle quello più... Quello di 30 anni fa, il primo Silver Eagle, quello appunto eh, del 1900, ormai diventano 31 anni tra un po', no? Del 1986 e magari l'altro dollaro che ancora devo mostrarvi in Morgan, va benissimo, vi daremo comunque il cofanetto così lo collegherete all'interno. Se ad esempio dovete fare due regali importanti o volete tesaurizzare e dite per caso, caro Alessandro, cara Cristina, avete un altro dollaro Silver Eagle del 1986? Perché ne prendo uno in più. Prendo il dollaro della pace, il Morgan, ho sei di queste monete, mi date un altro cofanetto e noi diremo di sì. E ovviamente, con sei monete vi diamo il cofanetto. Attenzione la scritta che vedete comparire esclusiva TV. La, quella che vedete comparire esclusiva TV è una realtà. È una realtà. Dice: cioè, Ma noi vado a cercare sul sito, vado a cercare. Attenzione, è una realtà per l'esclusiva TV. Quindi, queste tre monete: 265 euro. La possibilità di avere il cofanetto su altre tre monete. Parliamo sempre di dollari ovviamente. È un'ulteriore esclusiva televisiva. Un cofanetto che ha un prezzo e che adesso non pagate, non è stato ricaricato nessuna... No, no, può essere spedito col nostro Corriere nessuna spesa di spedizione. Allora, teniamolo un attimo in osservazione, perché a questo punto, più o meno degli stessi anni, è il Morgan che prende nome dall'autore, dall'incisore, dal creatore, eh, possiamo veramente definirlo tale. Per il dollaro Morgan, 1878-1921, praticamente, cioè questi sono i dollari fondamentali della storia americana. Collezionarli tutti, comincino con questi, signori. Ne troverete un altro, lo metterete assieme. Ne troverete, cioè qui 1878-1921, il dollaro Morgan diventerà poi. Eh, esattamente, diventerà poi, con questa peculiarità, il simbolo che abbiamo visto sul precedente dollaro della pace. Il dollaro della pace succede idealmente dal 21 al 35, quindi questa coppia ha un senso. Il primo è Morgan e il secondo è il dollaro, dollaro, piece, dollaro della pace. 79 a ah bravi, teniamoli tutti e due, benissimo, perché sarebbe una bella possibilità dicendo: guarda, me lo faccio spedire, però devo spendere qualcosa, qualche euro in spese di spedizione. Più spese di spedizione, avete questo, più SP chiedete al centralino, sono pochi, doll, eh, pochi euro. Scusate, ma eh, comunque ci sono. Se però arrivate e scegliete due. Se ne scegliete due non vi facciamo pagare spese di spedizione se va spedito. Poi vi è piaciuto anche di portarvelo. Allora, vediamo un attimo il dollaro Morgan. L'aquila con Ali. Spiegate quello che vedete a sinistra del teleschermo. 79 euro per la proposta numero 16. Ecco, e il volto, il profilo. Che riporta sempre l'immagine della Statua della libertà, ma mutuata dall'antica tradizione addirittura del mondo greco, eh, dell'antica Grecia. Questa testa laureata, come si può definire, poi con un'acconciatura che porta quel cappello frigio, cappello della Rivoluzione francese, quindi c'è un motivo legato alla libertà. No? Però questo profilo, questa chioma ci va direttamente a toccare il mondo, diciamo, definiamolo classico. Eh? Del, del passato quindi 79 euro per la proposta numero 16 e eh, va bene. Dai, allora il, almeno la prima conferma, diciamo chi l'ha fatta, Cristina la signora Margherita Oh una gentile telespettatrice, grazie. Allora, prima conferma per eh, il oh, i dollari adesso. Ehm, cofanetto o meno o forse uno singolo dollaro non lo so però lo sa il nostro centralino questo è importante a me fa immenso piacere però ci sia subito attenzione in questa possibilità immediatamente rivederla ancora una volta no no noi che ci sto adesso tutto il pomeriggio pregando di queste sono intanto una richiesta che è raggiunta stamattina per poterle rivedere non dico chi la richiesta è adesso le deve comprare ma ci mancherebbe era un gentile del spettatore mi fa piacere poterli presentare. A maggior ragione quando c'è richiesta, poi capita sempre che uno le richiede e un altro li conferma. Non dico sempre, no, non è. molte volte che le richiede li conferma, ma nulla di male ci date anche veramente dell'opportunità di presentazione ulteriore nelle nostre trasmissioni. Benissimo. Perfetto. Eccola qua, il simbolo degli Stati Uniti. La splendida aquila di mare, mamma mia. Eh? Che ghermisce. Il salmone, probabilmente. Grazie. Un'oncia di. Praticamente pur argento, perché siamo al limite massimo della possibilità. 99,9% o 999 millesimi: siamo eh, al massimo. Siamo al massimo. Attenzione, signori: che gli Stati Uniti, tra l'altro, Silver Eagle nasceva proprio per utilizzare le riserve d'argento degli Stati Uniti, eh, ma statunitensi. La tradizione anche dei maestri argentieri, non vi faccio nomi ma potete immaginarli, che seppero lavorare argento che i Rothschild eh, collezionavano ad esempio, eh, c'è una forte tradizione nell'argento americano, forte, di altissimo titolo, di altissimo titolo. Che gli inglesi addirittura volevano, ma che non importavano perché c'era un dazio fortissimo sull'argenteria che arrivava dagli Stati Uniti, pagavano molte tasse doganali. Oggi eh, tutto il mondo è paese, ma soprattutto si riparla di certe realtà storiche. Quindi mi raccomando, un piccolo sforzo, piccolissimo, per avere qualcosa di veramente interessante. Oltretutto, adesso che il dollaro sta giungendo quasi alla pari. Attenzione, non sto parlando del prezzo di un dollaro, sto parlando del valore di quanto in realtà rappresenta il Silver Eagle non come valore facciale, ma come prezzo di vendita. Quindi stiamo stringendo i denti, ve lo stiamo proponendo al prezzo eh, di un paio d'anni fa, praticamente, anche il 2017, se lo volete singolarmente, se avete magari i precedenti o se ne volete uno solo. Bene, allora andiamo avanti mentre lasciamo il centralino. Io vedo i centralini alzati, va bene, ehm, si può tornare con piacere, ma credo che siano abbastanza chiari questi messaggi, che passino abbastanza chiari questi messaggi. Allora andiamo un attimo a vedere, facciamo una carrellata, ti prego, con i marenghi e le, meglio, meglio questi. No, no, vanno benissimo. Parliamo di sovrane, parliamo di guinée, termine ancora in uso in, in Inghilterra. eh dove scusa, voglio togliere i nostri certificati di dietro perché se no la carta dà un po' fastidio otticamente magari alle monete, dove andiamo a vedere una, un albero genealogico che muove da figura maschile a figura femminile, perché la vittoria, regina Vittoria, sarà l'erede finale, ma partiamo, e eh, qui c'è proprio una, una, una liaison proprio di, di, di una, una linea di successione. Di chi ad esempio non ebbe figli maschi. Comunque, nell'ordine Giorgio III la Guinea e la prima sinistra, vi do addirittura la data della moneta: addirittura vi do subito la data della moneta che è il 1782. Poi le andremo a vedere ancora sotto migliore luce. Ma intanto ne diamo un assaggio. La sovrana d'oro, sovrana d'oro, questa è la Guinea di Giorgio III, in questo momento storico inizia l'industrializzazione in Gran Bretagna principalmente, non solo, ma principalmente, e le monete proprio sotto di lui vengono coniate, guardate quanto tempo ci è voluto, con degli appositi torchi industriali. Parliamo della fine del Settecento, inizio 800, fine Settecento più correttamente. Poi abbiamo Giorgio IV, che è quello che stiamo vedendo, è una sovrana d'oro del 1826, 30% di qualità, eccola. Abbiamo Guglielmo IV, la sovrana d'oro del 1837. Vedete l'indicazione ancora in latino. E la quarta sovrana d'oro, la regina Vittoria, è una moneta, monetazione 1878 in questo caso, 40% di qualità a 1200 euro. 1200 euro, signori, la proposta è appunto la numero 11. Avremo poi riferimento, ma certo, l'indipendenza americana eh, colpirà Giorgio III, sarà sotto Giorgio III. Ma dobbiamo anche ricordare Napoleone. Eh, Napoleone. Benissimo, quindi questa, poi andremo a vedere i rovesci, ne parleremo. Ecco, Napoleone che abbiamo inquadrato adesso? Benissimo, mi fa piacere, Napoleone intendevo proprio l'epoca di, eh, di Giorgio III, ma eh, va benissimo, lo vediamo perché Napoleone si ricollega idealmente in 1809, poi attenzione qui, eh, ricordiamo con Giorgio III eh, ci muoviamo esattamente, morirà nel 1820, quindi vivrà proprio in tutto quel momento anche se già gli ultimi anni darà segni dal 65, comincerà a dare segni di squilibrio mentale dal 1765, quindi si parlerà poi di una corregenza, verrà sostenuto poi da, da quello che è una, diciamo un Parlamento con le diverse, ma soprattutto anche con i successivi eredi. Qui invece abbiamo Napoleone e vediamo il Marengo e il doppio Marengo, perfetto, quindi eh, ulteriore informazione, vediamo i marenghi italiani che abbiamo disponibili. Mentre di Napoleone andremo tra breve a parlarne con quella grande, splendida opportunità. Mi piacerebbe che tutte le persone che hanno scelto i Romanov e Pietro, il grande e eh, l'ultimo zar di Russia facessero con la stessa attenzione collezione per Napoleone Bonaparte. Intanto, Carlo Felice, Vittorio Emanuele II, no, teniamoli perché sto un attimo elencando, Carlo Felice, Vittorio Emanuele II, quello che andiamo a... Eh, eccolo qua, Carlo Felice, Vittorio Emanuele II, questo è il Marengo, anche in questo caso moneta d'oro. Poi vi posso dare il mezzo Marengo, quindi un passaggio Vittorio Marendo II, qui siamo sul 10 lire, 1863, 10 lire, attenzione a 440 euro, 440 euro la proposta numero 28, quindi vi do subito un prezzo, se no poi... Cioè, ma come in mezz'ora ancora non so quanto costano. Silverigo l'abbiamo detto, ma 440 euro per il 10 lire di Vittorio Emanuele II. Forse un vantaggio avrà chi ha scelto i marenghi. Metta il mezzo marengo come vorrei dire mettano il doppio marengo. Attenzione, in questo caso i 10 lire entrano già, l'indicazione, la leggenda in italiano, l'anno ovviamente ci identificano già al Regno d'Italia. Domani è il giorno eh, dell'unità d'Italia. Un tempo veniva celebrato, adesso si celebra ogni volta ogni 100 anni, 150 anni. Cent anni. Adesso è la fiesta repubblica, è vero. Numero 28, attenzione, 10 lire, 1863. Prepariamoci, sì, adesso arrivo con Napoleone, signori. Adesso arrivo. Stiamo pronti. E poi... Una conferma ieri, a grande richiesta, vediamo altro Marengo, l'unico Marengo, abbiamo visto Napoleone, eh, ne abbiamo parlato, qui però rimanendo eh, in un anno dove ormai Napoleone non è più, eh, siamo a Pio IX, siamo a una monetazione, l'unico Marengo l'unico marengo signori eh, dello stato pontificio che di lì a poco non sarà più tale o perlomeno si definirà entro con altri limiti specifici Pio nono, le cui emissioni furono dal 1866 alla breccia di Porta Pia cioè il 1870 dove fu comunque un'aggressione o perlomeno un'entrata forzosa forzata che dir si voglia anno domini 1866 l'abbiamo intitolato perché è l'anno di coniazione, l'inizio della coniazione del Varengo di Pio IX ed è bellissimo ed è bellissimo ed è eccezionale eh, guardate veramente eh, ci muoviamo su scelte che hanno una possibilità e una qualità così specifica. Così lo vediamo già subito anche sul rovescio. Il valore espresso, il 20 lire, il Marengo che sono i 20 lire. Benissimo signore, allora teniamo un attimo alla vostra attenzione. Grazie per le conferme, siete su Silver Eagle, ma teniamoci pronti eh, anche sui Marenghi e teniamoci pronti anche sulla possibilità di apprezzare eh, le nostre mh, le diverse proposte che andremo a valutare assieme una presso all'altra. Torniamo un attimo su Napoleone, il nome di Napoleone e che già anche in Italia quando... Arrivando precipitosamente all'Egitto sconfigge a Spinetta Marengo gli Austriaci, una coalizione fondamentalmente formata da eh, truppe austriache e lì la via aperta per la sua incoronazione in Milano, la famosa corona ferrea, Dio me la data, guai a chi la tocca. E di conseguenza, signori, da quel momento il Marengo di Marengo diventa una realtà con la prima codiazione è che è quella eh, della Repubblica Subalpina, poi diventerà di lì a brevissimo parte integrante la città di Torino, parte integrante eh, della Francia, più o meno la stregua di Lione per dirne eh, territorio francese in tutti gli effetti, ma sarà l'inizio. Quindi abbiamo visto i due Napoleoni, attenzione, eh, proprio si chiamavano anche così, eh, quindi eh, il primo a sinistra, zecca di Milano, il secondo a destra ci parla in lingua. Guarda, è un accenno, poi lo metteremo sotto miglior luce, è giusto, ma voglio partire da questo, voglio per poi ritornare, quindi andremo a parlarne ancora. Quello di destra è il doppio Marengo di Napoleone, sono 40 franchi del 1806, moneta importantissima, con zecca di Torino. 1806. Allora. Adesso andiamo a vedere e a offrirvi, sì, certamente, andiamo a vedere e offrirvi quello che ci sono delle realtà nelle monete che hanno un afflato maggiore di altre, hanno una popolarità maggiore di altre. Vi ho segnalato prima i famosi copechi e i rubli di Nicola II. Potremmo parlare di Giulio Cesare per la monetazione tra Repubblica e Impero, ancora Repubblica comunque. Eh, potremmo parlare di alcuni capisaldi senza escludere dei marenghi dei dollari. Ma attenzione perché qui abbiamo, e la ritroveremo all'interno, uno studio succinto per carità, ma nello stesso tempo esauriente della monetazione di Napoleone in Italia e questo volumetto verrà inserito con l'autentica ovviamente di ciò che troverete all'interno per descrivere le monete di Napoleone in Italia una per una con i dati salienti una vera e propria guida. Ma attenzione, quello, e qui troveremo il Marengo e il doppio Marengo. Quello che però vogliamo fare, e mi raccomando perché uno può dire: Ma sai, io non colleziono monete locali, ma le monete italiane di Napoleone le collezionano nel mondo. All'interno di questo cofanetto che andiamo a offrire, e che tra poco aprirò, vi sono due monete che vanno in dote con tale cofanetto. Io adesso faccio il gesto di aprirlo, in realtà le due monete le vedete già preparate perché le abbiamo registrate poco prima della trasmissione per darvi comodità di apprezzarle. Quando vuoi Enrico me lo mostri, le prime due monete è eh, di Napoleone, all'interno troviamo il suo eccolo qua, il suo album, scusate, il suo album e il suo catalogo. Le monete sono conservate all'interno di queste capsule e sono visibili perfettamente su un lato anziché un altro. Vedete? Sono capsule o blocchi, si chiamate quadrum esattamente. Vi prego di osservare la qualità bolafi di questa moneta, la prima delle due che vi andremo a offrire, e cioè i soldi d'argento, i 5 soldi d'argento. Con accanto i tre centesimi rame, con l'effigie di Napoleone, imperatore, e con l'invito a poter valutare e apprezzare. Questi cinque soldi che erano equiparati ai 25 centesimi, che sul rovescio portano la corona ferrea con la quale Napoleone venne, tra parenti, eh, slash, si incoronò imperatore, zecca di Milano argento, Regno d'Italia. La seconda moneta, signori... È ehm, più difficilmente identificabile. L'ho vista sul mio monitor, non vi risulterà particolarmente pregevole. La vedano di persona perché attenzione il prezzo al di là del peso, ma il valore del, del rame beh, eh, non, è, non è poca cosa. Eh, volendo anche andare proprio a parlare di intrinseco quindi 3 centesimi rame 950 millesimi. Emessa fra il 1807 e il 1813 M. mezzecca di Milano, tutte e due le monete: il cofanetto e il eh, libretto di eh, informazioni sulla monetazione di Napoleone d'Italia. Ma che a meno di 250 euro, 249 euro, proposta numero 25. Esatto, proposta numero 25. Allora, il cofanetto contiene come oblò contiene 12 spazi ideali. 12 spazi ideali, due di queste sono la proposta che stiamo vedendo. Qualcuno potrà, attenzione, parlo di queste due delle due che abbiamo visto. Qualcuno forse intravede altre quattro, ma le ho aggiunte perché voglio offrirvi anche la seconda parte affinché si possa arrivare a, collezione, a metà collezione, senza colpo ferire, o giù di lì. Perché le altre quattro monete di Napoleone, quella che definiamo seconda parte, che ci porta a un totale di sei, cioè a metà dell'intera collezione, sì, c'è una prima conferma dal signor Giulio. Giulio grazie. Di questo lotto del 125. Della del, ah. del cofanetto, benissimo, cofanetto, cofanetto con le due con monete. Ma certo, Giulio, fa benissimo. Fa benissimo. Allora, il Giulio ha già collezionato anche i Romano Beh, bravi, ma certo, anche i Romano sono collezioni mirate, centrate. Non si lasci Napoleone, signori, non si lasci Napoleone. Ho troppo forte la percezione, la conoscenza, non solo la percezione, per percezione arriva fino a un certo punto, no? Ma eh, di quello che sono le memorabilia legate a Napoleone. Ora, non sono qua a dirvi questi eh, cinque soldi, furono del suo borsellino personale, furono, ci saranno certamente stati anche quelle in rame ma non abbiamo prova e testimonianza che siano esattamente questo, ma erano le sue monete, erano le monete coniate in Italia in quel momento storico, erano le monete sotto Napoleone e saranno le monete addirittura che sopravviveranno all'imperatore stesso. Addirittura circolò oltre la sua morte. Le zecche furono Bologna, Milano e Venezia, oro 900 millesimi, i marini che abbiamo visto, argento 900 millesimi, o eventuale mistura, e rame. Intanto dopo l'incoronazione di Napoleone ci vollero due anni. Per decreti, autorizzazioni, realizzazione dei coni, battitura delle monete, prima che circolassero tali monete. E quando il regno d'Italia cessa formalmente, quando Napoleone abdica con il trattato di Fontainebleau l'11 aprile 1814, la coniazione delle monete prosegue oltre il 1816 e circoleranno, abbiamo detto, anche oltre la sua morte. Intanto, tra l'altro, la sua innovazione fu quella legata, diciamo, ai sottomultipli, a quelle che furono una semplificazione che in vano, per brevi momenti, la restaurazione cercò di rimettere sui vecchi canoni, ma troppo poco pratica. Quindi Napoleone continuò a sopravvivere a se stesso. A se stesso. Allora, attenzione, li andiamo a vedere anche l'altro, lo so, siete curiosi, intanto... 249 euro la proposta numero 25. Poi avete il Marengo di Napoleone? Potete inserirlo in questa collezione o potete sceglierlo. Scegliere la collezione dei Marenghi è una moneta che ha doppia eh, Potremmo dire: reversibilità di collezionismo. La potete collocare in due punti differenti di collezione. Ma cioè, mi piacciono tutte e due, bene, prendano due monete. Cofanetto compreso, eh, certamente. Sì, vediamolo, vediamolo. Ecco, questo esempio è l'esempio della collezione completa. Sono 12 monete. Ne vedremo sei oggi, cioè in questa nostra trasmissione. Ne abbiamo viste altre due, poi le specificheremo che sono le due monete in oro. In questa collezione ci sono due monete in oro che sono in, non sono impossibili. Sono il marengo e il doppio marengo. Le altre sono in argento, in rame o in mistura. Ma fondamentalmente argento e rame. Ecco l'importanza di questa proposta. Ecco l'invito alla scelta di tale proposta, signori. Grazie, sempre per la base. Grazie, adesso faremo vedere sia a Giulio, Giulio, Giulio che a Vanni, ma anche chi all'ascolto la possibilità delle altre quattro eh, monete di Napoleone, quella che noi definiamo seconda parte. Che ho messo per facilità, guarda, viene a vederne una qua tra le mie mani, ti prego. Anche se eh, non è argento, e quindi forse passerà meno bene. Ma guardate la bellezza. All'interno della capsula, quindi ancora ulteriormente, sembra veramente il volto di un, di un Cesare. Guarda che bellezza questa. La leggenda nel giro della moneta è in italiano, non più in francese. Questo ad esempio il rovescio. E questa è una delle quattro monete. Scusate, questa piccola imperfezione solo all'interno della capsula, ma... Sono monete che hanno circolato, Zecca di Milano anche in questo caso. Allora le possiamo vedere tutte e quattro perché le abbiamo preparate in precedenza, in modo che si possano eh, meglio apprezzare e meglio leggere. Prima ne vediamo in rovescio: tutte con corona o con valore espresso. Caso corona lo vediamo. Ma il valore espresso dipende ovviamente dal, dalla faccia della moneta. Tutte e quattro sono un centesimo. Volto di Napoleone e indicazione: eh, del esatto, e indicazione. Di quello che è il sul, sul rovescio, appunto, il regno d'Italia. Corona ferrea radiata, rame un centesimo. Un soldo pari a 5 centesimi, perché vi sarà anche questa ulteriore eh, definizione, un soldo Napoleone imperatore re, poi abbiamo, eccolo qua, zecca di Milano, poi abbiamo i 10 centesimi del 1809, valore, questo è indicato il valore, Bello anche il retro perché c'è la N di Napoleone con corona radiata al di sopra del suo simbolo, al di sopra di questa N. E poi i eccola qua, e poi i 10 soldi pari a 50 centesimi, vedete un soldo 5 centesimi, 10 soldi 50 centesimi, che è la quarta moneta che andiamo a offrirvi. Tutte e quattro è arrivate a metà collezione, 395 euro signori. Allora il signor Giulio che era in... in delle eh pittime, bravo ma Giulio. Anche parte. Ma ha fatto bene. Allora poi così Giulio le vede. Le vede, ma eh, quando si inizia io inizio la collezione, ma queste vanno, poi si stendono, crea un po' di dipendenza, non La collezione, ma fa piacere se è così. Cioè, la voglia di completare, la voglia di averle tutte, tutte quante, cofanetto compreso come stiamo vedendo. Quindi attenzione queste, le tengano presenti. Non, non voglio allontanarmi subito, immediatamente. Teniamole fino alle ore 19, Cristina. Primo perché cominciano a dare segni di vita con WhatsApp e prime conferme. Ma metterle assieme e dire guarda... Mi viene un attimo più comodo pagarle, lo diciamo sempre, 100 euro al mese, posso farlo? Potete farlo, potete farlo. Su Napoleone, signore, la storia non torna indietro, può avere delle, specialmente una storia così recente, recente per ovviamente il materiale a cui attingere, ma basterà veramente considerare che è qualcosa che nessuno vi toglierà dalle mani? Qualcosa che rimarrà nel tempo e quella scelta che noi adesso vi vogliamo offrire è proprio la scelta di dire vado su qualcosa di importante e lo confeziono, lo preparo in un certo modo. Signore, se vi davamo tre monete di Napoleone, per carità, ma ci mancherebbe meglio di nulla, ma... La somma delle parti è maggiore dell'insieme, non nel prezzo, dovrebbe esserlo anche nel prezzo, ma non è così, non grazie a Bolaffi, quindi darvi, avere modo di essere già a metà scelta e poi darvi modo, allora andiamo a vedere, andiamo a vedere un attimo i due marenghi, andiamo a vedere il marengo di Napoleone, um, lo andiamo uh, quel 20 lire. 20 franchi era praticamente lo stesso valore perché la dimensione, l'intrinseco dell'oro, 900 millesimi, il peso, permetteva di renderla moneta europea a tutti gli effetti. Adesso la andiamo a inquadrare meglio, il Marengo di Napoleone. Abbiamo questa mattina, ci siamo attivati su tutte le disponibilità qualche chiamata possiamo prenderla attenzione a 1.025 euro la richiesta la proposta è la numero 12 odierna 12 odierna ecco è la stessa moneta e eh? non è un'altra l'abbiamo messa soltanto Sotto miglior luce, sotto luce migliore, certo è la stessa moneta. Allora, da sei diventano sette andando ad acquisire questa, ma non voglio con questo far rinunciare a chi magari sceglie un'unica moneta d'oro e dice: Io voglio le monete d'oro di Napoleone, non voglio fare tutta la collezione. Bello il cofanetto, sì, però voglio le due monete d'oro di Napoleone. Oppure voglio i Marenghi e voglio il Marengo. Vorrei il Marengo di Napoleone, numero 12, 1.025 euro. Possiamo leggerla sia nel catalogo del Marengo, sia ovviamente nel catalogo che va annesso a quella proposta, a quella cofanetto dedicato a Napoleone Bonaparte emesso dal 1809 al 1814 Napoleone imperatore re sul dritto lume d'olio, testa nuda a sinistra in basso data e al di sotto segno di zecca l'abbiamo già detto Milano sul verso, sul rovescio Regno d'Italia. Lo stemma che è su padiglione coronato, con alle barde decussate, l'aquila volta a sinistra dalle spiegate. E la collare, il collare, scusate, perché non è la collana dell'annunziata della Dissera Savoia, ma il collare della Legion d'onore, la massima onorificenza francese quando dicono, ah, è stato premiato con la Legion d'Onore. Eh? Ecco, questo è un grande e ambitissimo premio che troviamo su questa moneta d'oro. Bellissima. È una, una, una ricchezza ancora, no? Attenzione, certificato a maggior ragione. Eh, a maggior ragione, per quanto concerne il 20 lire di Napoleone, zecca di Milano. Eh, certificato con fotografia. Quella che adesso vi stiamo invitando a scegliere. Si vede molto bene direi, eh. non no, otteniamola, oh, abbiamo, abbiamo questa mattina chiamato all'appello tutte le nostre disponibilità, tutte quante, possiamo accontentare meno di 5 monete, meno di 4, meno di 3. Ma certo, ma, eh, ma non vi faccio. Signori, la fretta, ma non, non la state avendo, dovreste averla, ma non la state avendo perché anche in caso di fretta la conferma, le ricevete in visione. Napoleone imperatore e re, tra l'altro. Attenzione, in caso di qualche chiamata non possiamo dire, vabbè, saranno tutte del 1809, ci mancherebbe, no? Potrebbe essere del 1810, questo è il primo anno. Primo anno. Però, attenzione, non possiamo indicare, eh. non voglio con questo indicarvi ad ogni costo questa primo anno è bello ma non c'è differenze di valori, quindi l'importante è avere, chiaro è, sai, arrivo in seconda chiamata, arrivo in terza non importa ma non è che è. grazie che prima e seconda parte bene benissimo oggi le signore e 2 a 1? no 2 a 2 marengo di Napoleone, e quindi ah avendo già un marengo di Napoleone sceglie Cofanetto sì, sì. prima e seconda sì. parte, così sono a 7 sì monete, sette monete. Adesso vi faccio vedere, attenzione signori, qui c'è un, un plus dedicato e dovuto alla tipologia di zecca perché vi mostriamo tra breve il 20, l'abbiamo visto, i 40 lire di Napoleone, cioè il doppio Marengo. Il plus che ha è una è un cuore che ci porta, un cuore che ci porta nella zecca di Torino. Però aspettate perché stanno arrivando. Chiamate Raffica da rivedere, mi fa rivedere la base, ti prego, che bellissima. Napoleone, signori, non, non esiste, scusate. Addirittura, al di là di quello che può immaginarsi la moneta adesso, immaginarsi perché il rame non permette di una visione giusta attraverso il teleschermo. No? Ma la vedrete e la apprezzerete di persona, la vedrete la apprezzerete di persona, questa mia insistenza è data proprio da suggerirvi questa importante chance. Questa importante. Mm. Possibilità di scelta. Cioè non date, date retta, signori, il consiglio è quello di poterle scegliere. Guardate cosa vi stiamo. Eh, andiamo avanti sui Marenghi, andiamo avanti sui Marenghi mentre stanno chiedendo su Napoleone. Andiamo avanti un attimo sui Marenghi, vediamoli. Gli altri chiedono anche quelli dell'Unità dell dell d'Italia. Regno di Sardegna, però, antesignani dell'Unità d'Italia, eccoli. Andiamo a vedere specificatamente Carlo Felice e Vittorio Emanuele II. Prima dell'unità d'Italia, un bel balzo, no? 1825 e 1859 per Vittorio Padre II collo lungo. Attenzione signori. Mm. Ci sono due monete che formano, che si definiscono regno d'Italia. Allora posso un attimo? Posso... Prendere l'espositore? Benissimo. Mi dai quel Napoleone, ti prego. Questa cos'è? Il 20? Dov'è il 20? Grazie. Lascialo pure là, va bene. Ma adesso voglio farvi questa proposta, signori. Attenzione. Voglio farvi questa proposta. Ci sono due imperatori, due re, due sovrani, eh? che sono esattamente, esattamente... Questo è il doppio... Sì, 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 sì. Questo è il doppio Marengo. Osserviamolo insieme, osserviamolo insieme. Allora signori benvenuti, benvenuti a chi si è collegato adesso, benvenuti. benvenuti, perché tra le mie mani Bolaffi vi propone la scelta di due Marenghi, due monete d'oro, ma dove l'effige è quella per entrambi con differenti momenti storici si coniò il nome Regno d'Italia. Napoleone Bonaparte e Vittorio Emanuele II. Una moneta, quella di Vittorio Emanuele II, e anticipa i regno d'Italia perché siamo ancora i regno di Sardegna, ma il re è lui. Il re è lui, il padre della patria è lui rappresentato. E Napoleone, ben prima, eh, con l'incoronazione a Milano si eh, diventa il suo, il regno d'Italia, anche il suo in anni precedenti. Che poi alla fine passarono circa 50 anni, queste due monete sono guarda, esattamente 40 anni, insomma, sono esattamente. anzi, qui sono 50 anni di distanza una dall'altra. Ma non voglio però darvi l'anno esatto perché? Perché possiamo accogliere, magari una chiamata in più senza magari e l'anno potrà essere differente in più per Napoleone o in meno per Vittorio Emanuele II, ehm, oppure addirittura in più fino al prima del 61, ovviamente, per questo Regno di Sardegna, e quindi possiamo accontentare qualche chiamata. La proposta che vi invitiamo a considerare per entrambi queste monete d'oro, per entrambi questi marenghi d'oro, attenzione signori, ci porta direttamente a una richiesta. Beh, che vogliamo definire assolutamente interessante. Signori, a 1740 euro avete, potreste scegliere entrambe queste monete. 1740 euro potreste scegliere Vittorio Emanuele II, quello lungo così definito prima dell'unità, e eh, Napoleone Bonaparte. Anche per lui il termine Regno d'Italia diventerà una realtà eh, con l'incoronazione esattamente, esattamente a Milano. Il 26 maggio 1805, Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi, diventava re d'Italia ricevendo la corona ferrea del re dei Longobardi nel duomo di Milano con la storica frase: Dio me l'ha data, guai a chi la tocca. Anche se quel regno d'Italia, in realtà, venne diviso poi in tre parti. Quindi, 1740 euro, signori. 1740 euro l'invito li a scegliere due marenghi di tale tipologia. Ancora no, va bene. Potete scegliere, potete scegliere tranquillamente anche le altre monete di Napoleone e ci mancherebbe. E ci mancherebbe, certo. Matematico. Allora possiamo proporle singolarmente. La proposta numero 12, che è il Napoleone Bonaparte, eccolo qua. È la stessa moneta, signori, ma sotto luce che migliora una telecamera e che ha un altro focus per una ripresa. Un po' più fedele, eh, un po' più fedele, quindi più vicina alla bellezza di quando vedrete la moneta stessa. E poi Andremo con le stesse caratteristiche a vedere questo è il rovescio del 20 lire. Scusami, no, 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 scusami, scusami Alberto. Scusami, con le stesse caratteristiche andremo a vedere tra breve anche il 20 lire, ma teniamola, eh, teniamola perché questo è il numero 12 numero 12. Ed evidenziamo a questo punto insieme a questa possibile scelta. Chi sta chiedendo ad esempio, ma perché ne possiede già una o vuole cominciare in modo più soft, ma le vedano entrambe, eh, le vedono entrambe. Eh, quella, di destra, quella di destra è Vittorio Emanuele II. 20 lire. 40% di qualità attenzione eccola qui signori allora se allora attenzione se scegliete entrambe no no ne parliamo poi andiamo un passo alla volta signori a 715 euro a 715 euro questa proposta Regno di Sardegna, eh, ancora non è Regno d'Italia, vedete la datazione di quella moneta, vedete l'indicazione del giro della moneta, è comunque un Marengo che ha caratteristiche che permettevano di spendere questa moneta in gran parte dell'Europa, cioè dell'Unione Latina, dopo certamente. 715 euro la proposta. La proposta 715 euro, numero 15. Eccola qua, dritto e rovescio, oro 900 millesimi, 21 millimetri di diametro, signori. Certificati di qualità, chiaramente. 6,45 il peso, dice ma il peso d'oro? Sì, il peso d'oro. Eh, si tratta il valore non è dato, l'importanza è data da loro, certamente, ma non è l'unica caratteristica. Non la state comprando a peso questa moneta, signori. State comprando la sua importanza antiquariale, il numero di emissioni di monete emesse il suo successo e il suo apprezzamento di questo che vi è definito collo lungo perché il collo corto così chiamato sarà il Vittorio Paolo II con leggenda in latino, scusate in italiano e sarà dopo l'Unità d'Italia il suo collo sarà più corto letteralmente quindi è una, forma, è una definizione che calza con la differenza proprio numismatica di quanto vi stiamo offrendo, di quanto vi stiamo proponendo Certo, poi andremo a vedere Ebay eh, d'Inghilterra assolutamente, andiamo per ordine perché quello che stiamo vedendo in questo momento storico avrà un, un altro specchio di valutazione, un altro specchio di interpretazione su monete. Io vorrei ricordare una cosa, ti prego, mi tieni Vittorio secondo, attenzione signori, in questo momento stiamo rispondendo intanto grazie per le conferme, ma stiamo rispondendo specificatamente a quelle richieste date da una vostra attenzione, un vostro desiderio delle vostre domande che dicevano, bene, non so se diventerò un grande collezionista che prenderà mille monete, però vorrei diversificare in quale modo, signori, loro può oscillare. La storia non oscilla, la storia può avere un aggiustamento interpretativo, ma non oscilla, specialmente una storia vicina a noi, conosciuta, documentata. Non oscilla quella dell'antica Roma, vi possono essere ulteriori scoperte, approfondimenti, può oscillare il mondo dell'età del bronzo, eh? ci possono essere rivelazioni ulteriori cambiamento di, di, di percorsi storici? No, magari di, 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 di anni o di decenni, non di secoli. Quindi attenzione, vi stiamo suggerendo quello che in molti chiedete e lo facciamo, spero nel, nel modo giusto, sicuro, spero anche nella giusta comprensione. Perché vi ho parlato di Napoleone? È vero, non sono tutte monete d'oro, ma... Gli oggetti di Napoleone, oggetti, semplicemente oggetti che hanno gravitato il mondo napoleonico, hanno una fortissima richiesta anche in sede d'asta. I Silver Eagle più vicini a noi, più facili come approccio magari di prezzo, in realtà poi non è che si differenzino così tanto: sono monete oggi collezionate nel mondo. Quindi dovevamo titolarla questa trasmissione, veramente una trasmissione internazionale. Ma Vittorio Emanuele II, i Marenghi, e il Marengo come nome nasce in Italia, in quella che dobbiamo definire Italia, anche se in quel momento si chiamava Repubblica Subalpina e poi verrà eh, diciamo, eh, affratellato o meglio compresa del territorio francese, nasce comunque in Italia. Infatti la collezione dei marenghi di Napoleone, i primi sono in lingua francese, ma entrano nella collezione dei marenghi italiani. Io vi faccio vedere e vi invito, signori, a scegliere due marenghi. Vediamo gli altri due. Uno, Pionono, ieri avete confermato, ne portiamo un altro affinché si possa vedere. E l'altro è Carlo Felice, così vi do due prezzi. Non c'è bisogno di spostare, andiamo proprio a vederli immediatamente, vi prego. Quindi Pionono che è inquadrato, non mi dare i dieci, eccolo qua, quello che abbiamo valutato e visto insieme, con Pionono siamo a 980 euro, attenzione, 980 euro per Pionono. quello no perché un 10 e un mezzo Marengo non facciamo vedere, teniamo questo, e Carlo Felice, quindi attenzione, Pionono è l'unico Marengo, l'unico Marengo, del eh, regno, scusate, del, del, del Stato Pontificio 980 euro della proposta numero 13, eccolo qui. Allora, abbiamo poi da valutare insieme, eccolo qua, 980 euro. Abbiamo poi da valutare insieme l'altro, il Carlo Felice, importante Marengo, anche quello di Carlo Felice. Eh, e lo andiamo insieme a vedere. Eh, sembra l'effigie di, di un imperatore d'altri tempi, ma veramente dell'epoca dei Cesari o degli Augusti. Ed è Carlo Felice, re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme nella leggenda, eccolo qua inquadrato adesso, per quanto concerne la proposta del 20 lire. 1825, proposta numero 14, 30% di qualità a 1150 euro. 1150. Allora scelgano loro, signori, l'abbinamento possibile, l'abbinamento possibile, posso... No, quello è il 40? Il 20, sì, grazie. Perché i snack sono chiari. No, signora, Grazie. Allora, scelgano loro, signori, l'abbinamento possibile. Della sterlina? Specificatamente. Tra questi marenghi, li rivediamo un attimo. Allora, Carlo Felice lo stiamo vedendo. Poi abbiamo, abbiamo parlato di Napoleone. Questa è la proposta numero 14. Abbiamo parlato di Napoleone che è la numero 12. Il 20 lire a 1.025 euro. La proposta numero 12. Quindi, Napoleone, eccolo, eccolo. Abbiamo poi da vedere la proposta, l'altro marengo, signori, il il Pio Nono, sto andando non esattamente in ordine cronologico, a 980 euro è la proposta numero 13. Me lo fai vedere col fondo rosso, ti prego, perché c'è troppa differenza. Me li fai tenere tutti questi qua che abbiamo qui. Un attimo, so, si vede bene, certo, ma voglio farli vedere con la stessa eh, realtà uno accanto all'altro, perché li abbiamo tutti e quattro qua da scegliere. Quindi li teniamo un attimo. E la stessa moneta, eh, scusate, eccoli qua forse risulterà un po' meno efficace perché la telecamera è diversa ma voglio che abbiate la percezione di poter scegliere uno anziché l'altro questo è il numero 13 Quindi Napoleone, Pio IX, Carlo Felice e ritroviamo Vittorio Emanuele II la numero 15 a 715 euro esatto così andiamo a centrare Vittorio Emanuele II con lo lungo a 715 euro questi che stiamo vedendo ne scegliete due signori eh? Qualcuno sa già dove voglio arrivare, e mettiamo esclusiva TV perché lo stiamo, stiamo un po' andando in manica larga, diciamo, eh, con certe proposte, inteso come doni, ma, eh, ma ci mancherebbe. Eh, non, non voglio con questo assolutamente dire eh, che grandi generosi siamo. Lo siamo nel giusto, nelle giuste possibilità, ma scegliendo due di questi. Cosa andiamo ad offrirvi? Andiamo a vedere cosa andiamo insieme a scoprire e a offrire al nostro pubblico. Eh, guarda quale momento specifico proprio nel mondo eh, del Marengo. La storia del Marengo va in regalo a chi sceglie due di queste monete, va in dono a chi sceglie due Marenghi, chiaramente. E non è solo l'importante libro, volume, nonché catalogo dedicato alla storia del Marengo dove ognuna di queste monete e anche le altre vengono analizzate una dopo l'altra, una dopo l'altra, le mettono assieme, le paghino un po' per volta, quel famoso termine che usate, investimento, vede rifugio, cioè scegliere nel tempo senza dover spendere null'altro in più, ma nemmeno di spese di spedizione, perché chiaramente queste le portiamo con piacere noi dove ci indicate, vederle e scoprire anche in fondo l'albero genealogico dei marenghi d'Italia, con insieme la possibilità, anzi non la possibilità, con insieme certamente il... La cartellina per ospitare all'interno, questo è il primo marengo, il marengo di barengo, questa è la battaglia di marengo, no? all'interno eh, la cartellina per ospitare i certificati e con, ancora più importante, lo scrigno per ospitare i marenghi. Quindi scrigno che entra perfettamente nella cassetta di sicurezza, ad esempio la più piccola anche di una banca. Che può essere riposto con cura dove all'interno i marenghi vengono alloggiati. La capsula si apre semplicemente con pressione, si ricolloca all'interno: si colloca all'interno del marengo e il marengo viene alloggiato in questo naturale eh, suo spazio che è un'esclusiva. Bolaffi. allora, scegliendo due marenghi oggi. Non importa, potreste addirittura dirmi, ma io ne voglio due di Vittorio Bonale II, se li ho, ve li do volentieri. Quelli a 715, perché uno lo regalo a mio nipote, a mio figlio, l'altro me lo tengo io e mi tengo il cofanetto, o viceversa. Non è che gli sto dicendo due Marenghi diversi, certo viene spontanea la collezione, immaginarla con Marenghi differenti. Eh? Con Marenghi differenti, quindi può essere certamente un'idea. Qui abbiamo altri parallelepipedi, vedete, blu, color blu bolaffi, riempio magari il primo, dico, no, cinque fori, 5 marenghi, sono soddisfatto così. Voglio qualche altra cosa, voglio maggiore spazio, voglio collezionarne di più. Ecco, ad esempio, il riferimento che la nostra regia ci dà di una collezione completa di marenghi. Ma voi potrete dire, io voglio il marengo di Napoleone. Di Vittorio Mone II collo corto e collo lungo, voglio Pio IX perché è l'unico marengo dello Stato Pontificio e poi mi dai il successore Umberto, Umberto I, il figlio di Vittorio, Mone, colui che traghettò, anzi muore nel Novecento esattamente, verrà ucciso nel Novecento, ma che porta verso il nuovo secolo. Quindi ci troviamo a scegliere e a poter modulare la collezione come voi preferite. Esattamente come voi preferite. Allora, eh, grazie intanto per i movimenti, l'interesse che c'è sui Marenghi e che adesso auspico oh, ovviamente potrà andare a buon fine, ci indicherete voi, ma sono giunte anche chiamate di informazione <coughs> sulle sovrane d'oro Antesignane delle sterline sulla Guinea antesignana della sterlina. Quindi, ricordiamo Napoleone Bonaparte. Rivediamo un attimo il cofanetto di Napoleone Base, quello a 295 euro. Ti prego, perché sento ancora eh, mh, segnalazioni. Sento il mio centralino che sta parlando ancora di quel cofanetto. Il cofanetto è offerto. Eh, così come il libretto scusami 249 certo non due, 249 euro la proposta numero 25 meno di 250 euro con cofanetto in regalo abbiamo una bella immagine anche col cofanetto volentieri eh, lo possiamo mostrare non chiuso ma aperto già se ce l'abbiamo non ce l'abbiamo ah dobbiamo ricordarci di questo va benissimo, questo cofanetto con 12 capsule che potrà ospitare 12 monete di Napoleone. Due ve le stiamo già dando con la prima con la proposta base. Attenzione, non arriveremo da cosa è composto. Ce ne sono altri 4. Poi ci sono i due Marenghi, il Marengo il doppio Marengo. Poi ancora monete d'argento. Quindi non è una cifra è impossibile. Anzi, chiedano proprio al nostro centralino le composizioni di queste 12 monete. Vi sapremo dire esattamente l'importo totale a noi piace non è che c'è la prima costa nulla, poi ce ne saranno 10 monete che chissà qualche prezzo ci fanno eh, sarà impossibile. No, no, sarà invece possibilissimo. Possibilissimo. Allora, come tradizione dobbiamo. Visto che eh, il lunedì pomeriggio vi diamo anche un, un po' di informazione sulle nostre realtà, la scorsa settimana vi abbiamo parlato del negozio di Milano e di Torino. Oggi dobbiamo veramente, se no non, non, non ne parliamo mai e merita, parlarvi del negozio di Roma. Quindi lo faccio adesso perché poi con le chiamate in corso sarà difficile interrompere. Allora, quello eh, sono tre minuti se non vado errato per Roma. Quattro minuti, perfetto, andiamo a vedere in via Condotti o via dei condotti il negozio Bolaffi in Roma. Grande occasione per chi specialmente chi arriva da Sud Italia, che a Roma comunque ci va con, non dico con certa frequenza per un viaggio a Roma, lo si fa sempre con piacere anche per chi arriva dal nord. Ma poter raggiungere il nostro negozio a Roma in via condotti. Quindi abbiamo un breve, eh, breve contributo di pochi minuti ma abbastanza esauriente che è un invito anche magari a confermare adesso e dire vado a ritirare nel negozio di Roma. Questo è possibile. Allora signori, quando volete, anzi già pronta la strategia, qualche minuto assieme in co nostra compagnia con il negozio di Roma con i nostri colleghi e poi via, continuate comunque a telefonare perché... Il telefono è assolutamente aperto e raggiungibile per conferme, informazioni e tutto quello che più desiderate del mondo, Bolaffi. Seguiteci con attenzione. Il negozio Bolaffi di via Condotti nel cuore di Roma vi attende con la consueta competenza e cortesia del suo personale per farvi conoscere il piacere e la passione del collezionismo filatelico e numismatico. La Bolaffi è tanto conosciuta in Italia quanto all'estero e quando un collezionista si trova a passeggiare per le strade della capitale non perde l'occasione per venirci a trovare, per curiosare il negozio, per chiedere consigli per le proprie collezioni e anche come spendere bene i propri denari su questo settore. I collezionisti filatelici romani preferiscono i francobolli del Regno d'Italia e delle colonie italiane, ma sono anche interessati alle grandi imprese avitorie, di cui la nostra storia è particolarmente ricca. I numismatici, neppure a dirlo, eh, sono interessati alle monete della Roma imperiale, senza disdegnare per questo quelle dell'antica Grecia. Ai collezionisti filatelici mi sento di consigliare un buon pezzo di posta aerea, un aerogramma della crociera Balbo, un cosmogramma dei voli Apollo, ma anche un esemplare nuovo e prezioso del regno o piuttosto degli antichi stati italiani. A un numismatico come non lasciarsi attrarre dal fascino di una moneta? Siracusana di 2500 anni fa oppure di un prezioso aureo romano. Sicuramente collezionisti appassionati prendono spunto della loro passione per farne dei doni preziosi che durano nel tempo, una, una moneta d'oro, un marengo in occasione di un battesimo, di una comunione. Un francobollo raro e, perché no, anche un bellissimo gronchi rosa come regalo di nozze. Mm. Nell'era della tecnologia e di internet, eh, l'attrazione e il fascino suscitato da questi oggetti antichi eh, trova ampio riscontro anche tra i giovanissimi, che non disdegnano affatto questo settore. Uno degli aneddoti più simpatici e curiosi che posso raccontare è quello di annoverare tra la nostra clientela una signora ultracentenaria che da sempre e tutt'ora segue con grande attenzione e con grande passione le sue collezioni filateliche. Il negozio è in pieno centro di Roma, al numero 23 di Via dei Condotti, a pochi passi da Piazza di Spagna e dalla centralissima Via del Corso. Facilmente raggiungibile da diverse linee di autobus e dalla linea A della Metropolitana. Una volta giunti da noi, Laura ed io avremmo il piacere di accogliervi, di mostrarvi gli articoli di vostro interesse, ma soprattutto di consigliarvi al meglio per i vostri acquisti. Questo incontro, per molti, sarà la possibilità di ampliare e perfezionare la propria collezione. Per altri, l'occasione di scoprire il fascino della storia testimoniata da valori durevoli nel tempo. Per tutti, la possibilità di trovare un regalo da donare che mantenga quella solidità che origina nel passato, vive il presente e si estende come certezza nel futuro. Bolaffi, dal 1890, e il piacere di offrirvi la storia. In un oggetto da collezione. Nuova posizione e maggiore bellezza architettonica per la sede veronese di Bolaffi SPA, eccellenza italiana nel collezionismo mondiale. Ci siamo trasferiti qui nella nuova sede di. Via Stella 20A in un bellissimo palazzo d'epoca, Palazzo Palermo Facenda, prestigiosissimo, eh, abbiamo lasciato la vecchia sede di Largo Gonella. La via è decisamente più ampia, eh, molto ben frequentata e eh, guardiamo anche a una clientela nuova, per cui questo è stato anche il motivo principale di questo eh, trasloco. clientela internazionale composta da clientela eh, eterogenea, eh, privilegiamo in questo periodo la clientela russa e la clientela cinese. Ci sono sempre anche i soliti europei che vengono spesso a trovarci. Fermento da parte dei giovani indirizzati verso il nostro prodotto. Prodotto che per tanti anni è stato sicuramente un prodotto solo di nicchia, adesso con il prodotto anche collector riusciamo ad accontentare sicuramente anche una clientela giovane che da noi è sempre benvenuta. abbiamo un'ampia un carrellata di prodotti, le monete che sicuramente in questo momento sono più ambite sono le monete greche, le monete romane, ampio spazio hanno anche le monete del regno, in questo momento stiamo proponendo i marenghi e ovviamente i river. La filatelia, il prodotto più interessante, rimane sempre il Penny Black con tutta la gamma dei francobolli inglesi. È un lavoro bellissimo che io amo molto, sono molto fortunata da questo punto di vista perché ne ho fatto di una, di una passione anche un lavoro, per cui eh, possono venirci a trovare assolutamente clienti appassionati di storia e non, e da noi sono sempre benvenuti. Milano. Vicinissimo al Teatro della Scala e Piazza Duomo, in pieno centro, è presente il negozio Bolaffi, azienda leader nel mondo filatelico e numismatico. Il negozio è punto di riferimento per gli appassionati collezionisti, ma anche per chi vuole scegliere un dono che si mantenga inalterato nel suo significato. Accolti dal consueto stile Bolaffi del suo personale, un mix di professionalità e cortesia, potrete conoscere le grandi potenzialità che questo collezionismo offre e scoprire l'opportunità di scelte che sono il valore del tempo nel tempo. Volaffi dal 1890, quando la storia è un oggetto da collezione. Negozio Bolaffi di Torino, situato nella sua sede storica nel cuore della città, è pronto ad accogliervi per farvi conoscere l'affascinante mondo del collezionismo filatelico e numismatico. Il personale del negozio vi attende con competenza e cortesia per offrirvi un'ampia scelta di ciò che non è semplicemente una passione, ma anche una concreta opportunità per diversificare i vostri risparmi. Bolaffi, dal 1890. Per noi la storia è un oggetto da collezione. Signori e signori bentrovati. Allora eh, abbiamo agganciato ovviamente gli altri negozi perché intanto giusserò, ma come io sono a Verona c'è, cioè, allora abbiamo agganciato Verona e poi un breve assunto dei negozi di Torino e eh, Milano e Torino così li avete visti tutto. Allora, chi intanto ha confermato, segnalando interesse verso uno specifico Marengo? Benvenga questo volume? Allora, oggi sulla vostra segnalazione di oggi se si tratta di due Marenghi qualora non fossero disponibili fisicamente in questo momento e noi ci attiveremo a sceglierli, ben venga. oggi confermando oggi, la conferma, attenzione, è un interesse ed è una scelta di vedere, di parlare di marenghi, non significa per forza doverli comprare, quindi la conferma significa eh, mi interessa valutare o vedere, tot, tot, tot. poi un marengo in più, ma va benissimo lo stesso. Ripeto, finché non li vedete, non state comprando nulla, e questa se entrate oggi in scelta almeno per due Marenghi: da Umberto I a eh, Vittorio Emanuele Collo Corto, cioè prima, dopo l'Unità d'Italia, il Collo Lungo, che è altra importante, qui presente, eh, Regno di Sardegna, o il Napoleone, scegliendone due. Il progetto Marengo che vi suggerisco di cuore benvenga nella scelta. Poi abbiamo, ricordiamo, il catalogo delle monete e delle banconote che abbiamo qua eh, tra le nostre mani e anche eh, altri cataloghi bolaffi, questo è un must perché questo parte dal primo Marengo, vedete la prima moneta, adesso lo sto sfogliando, qual è, chiamato Italia periodo antico, il 20 franchi che è il Marengo di Marengo, eh, lo vedete, quindi parte proprio da questo 20 franchi Marengo di Marengo. Poi un'altra segnalazione e invece per chi dice ma io sai vorrei conoscere questo è in vendita, prezzo politico anche in questo caso, però qui abbiamo estrapolato, è chiaro che chi sceglie il grande volume avrà tutte le informazioni, però qui c'è il catalogo dei marenghi italiani, né uno più né uno meno, quindi è specificatamente orientato al catalogo dei marenghi italiani. Facciamo una passeggiata insieme. Attenzione, prenotare un Umberto I, prenotare un collo corto di Vittorio, ma va benissimo, eh? assolutamente. Noi li cerchiamo costantemente. Se li prenotate adesso, non vi daremo delle sorprese sui prezzi, ovviamente. Il primo Marengolo non viene proprio a sfogliarlo, viene a sfogliarlo perché andiamo a vederlo insieme. Quindi è importante. Vedete, teste laureate Napoleone, testa ci sono delle differenze. Quello che abbiamo visto di Milano è proprio il classico, eh? è proprio il classico. Gioacchino Murat, poi abbiamo ehm, la, una, una base di 5 marenghi è la cosa più giusta da fare con tutte le possibili estensioni di collezione. Ma come vedete apriamo proprio l'immagine, non sono mille. Eh. Mi dai le due pagine insieme eh, anche se le vedete meno bene, non sono mille i marenghi italiani. È una bellissima collezione di monete d'oro che vi danno tante tante certezze in più. State certi, noi abbiamo sempre un tono. Siamo un po' in understatement nel suggerire la parola investimento, eh, nel suggerire quella parola. Torniamo ancora a vedere un attimo le, eh, le monete, sfogliamo le sigle, Ecco qua il Pio Nono ad esempio. Pio Nono, una tiratura di 264.055 pezzi è veramente bassa. Tiratura bassa, capite? E poi andiamo oltre, vi torno nel terzo, quindi entriamo nel momento che ci porterà. All'ultimo Marengo, che è questo, il fascio così chiamato sotto Vittorio Manuele III, che chiariamo ha sempre come moneta l'effigie dell'imperatore del Re d'Italia, eh, poi l'impero sarà anche con le colonie, ma del Re, non l'effigie di Mussolini. Quella riguarda delle medaglie più o meno commemorative, ma la moneta, il cosiddetto fascio, è quella con il simbolo del fascio, ma col volto di Vittorio Manuele III. Chiariamo perché a questo punto arriveranno 5, 10, 20 chiamati. dicono. Ma io ne ho, ne ho una con il volto e non sono in quelle, sono medaglie, non sono monete perché le monete devono rappresentare comunque il volto dell'imperatore. Poi il fascio è lì, è una commemorazione ovviamente della marcia su Roma, tirata solo 20.000 esemplari, quindi trattura bassa. Questa a normare il tutto, però. Questo, puntare signori a questo, puntare a questo, mamma mia, perché? Perché qui avete la conoscenza massima possibile. Perché Bolaffi si impegna così tanto sui marenghi? Non perché abbiamo maggiore convenienza, ma perché possiamo attingere a migliore qualità di proposta su una collezione che è apprezzata del mondo. Nel mondo! I nostri marenghi sono apprezzati del mondo. E lo diciamo e insistiamo e insisteremo ancora. Adesso andiamo, guardate: stiamo parlando per capitoli. Forse vi tolgo un po' meno la passione della novità, ma stiamo andando a incidere profondamente su quei valori che ci state chiedendo. Se io spendo 715 euro a parità di eh, datemi ciò che è maggiormente durevole nel tempo. Allora. A 715 euro possiamo proporvi una moneta romana, magari un denaro romano, o una moneta d'oro o un marengo. Convenienti entrambe, cioè giuste entrambe come collezionismo. Possiamo proporvi alcune monete di Napoleone anche non in oro, ma abbiamo il marengo e il doppio marengo, quindi benvenga. Possiamo proporvi a minor prezzo un 10 lire che è il mezzo marengo di Vittorio Monet II. Cioè, però non è che ci sono migliaia di scelte, eh, attenzione. Non è che tutte le monete vanno bene, perché vi abbiamo parlato a suo tempo di Nicola II? Per una moneta è collezionata negli Stati Uniti come in Russia, quindi ci sono delle macro aree più importanti di altre, fino ad arrivare ai famosi Silver Eagle, che sembra di dover resistere, chissà che, messi tutti assieme, non arrivano. Eh, eh, qual è la somma totale di Silver Eagle, Cristina? Tu c'hai 3 più 2, 5, mi dici qual è il totale? Non arrivano, ma non arrivano a 1000 euro, molto meno vediamo qual è la, la cifra di 5 che abbiamo adesso, li stiamo vedendo, mi dà la somma di questi, allora il cofanetto di 3 li state confermando, ma voglio ricordare chi si è collegato adesso, siamo a 265 euro questi tre Silver Eagle, il primo del 1800, 1986, il 2016 e il 2017, e poi il Morgan che è del 1921 in questo caso, comunque viene messo, Fino al 21, il dollaro della pace che viene messo dal 22 agli anni 30, quindi eh, ecco, siamo a 670 euro, 672. Comunque, siamo a quella cifra per 5 dollari d'argento collezionati nel mondo, ma anche negli stati canaglia come chiamano gli Stati Uniti, come si chiamano in Occidente. Si può anche bruciare la bandiera americana, però i dollari le collezionano tutti. Eh, chissà come mai, eh, eh, perché è così, è denaro, è denaro. Allora, allora andiamo avanti, eh, vediamo a questo punto l'altro grande branca che non abbiamo quasi mai affrontato e sono le sovrane, termine più arcaico delle attuali sterline, perché attenzione, qui non parliamo di denaro di borsa, lo si può accennare, ma qui siamo nell'antiquariale. Cominciando però dal, dall'origine, cioè dalla Guinea d'oro, termine che ancora venne usato e viene ancora usato nel mercato dell'arte inglese e nell'acquisto di cavalli, si parla ancora di Guinea, pensate un po', perché è un termine di grande, grande pregio. La Guinea è presente in questo caso con Giorgio III. Se avete presente la pazzia, non furono tutti virtuosi eh, questi re. Noi abbiamo magari l'immagine di Vittoria, Regina Vittoria, eh, anche le sue capacità di governo, la stessa Regina Elisabetta che sta battendo dei grandi record, il padre della Regina eh, Elisabetta. Quindi abbiamo, però, non furono tutti virtuosi. In questo caso, con l'effigie eh, di eh, Giorgio III, abbiamo re di Gran Bretagna e d'Irlanda di dal 1760 al 1801, anche se muore nel 1820, però eh, ci fu il suo problema di salute, forse una eh, malattia eh, conseguenza della porfiria, Malattia ereditaria del sangue, comunque, o un'intossicazione d'arsenico, ci sono varie ipotesi. Il crollo psichico venne fondamentalmente nel 1811, ma sotto di lui rivoluzione industriale, guerra di dipendenza, guerre napoleoniche, eh. quindi ci fu comunque anche un regno abbastanza esteso. E quindi le, le, la Guinea, che vuol dire Guinea, ma Guinea deriva proprio da dove si riforniva d'oro. La, la Gran Bretagna, l'Inghilterra, Gran Bretagna, comunque è giusto citarla, quindi abbiamo questa importante Guinea e vediamo anche il rovescio che ci mostra una delle eh, dei tre diversi rovesci di, eh, di Giorgio III. Uno fu la, le cosiddette Vanga o Pala, che era spade, ma in, o pale, in effetti, oppure questo stemma che ci riporta anche all'origine dei suoi casati che attingono anche nella Mitteleuropa. Europa. La richiesta per questa Guinea d'Oro del 1782 è di 2.500 euro ed è la proposta numero 8. Attenzione perché sono molto, molto apprezzate anche nel mercato antiquario. E attenzione anche a quella qualità Bolaffi che va assolutamente assolutamente citata, assolutamente citata. Quindi la troviamo, ecco un bel riferimento alla pazzia di Re Giorgio che è un è un um, 900 millesimi, è 20, più grande il Marengo, sono 24 mm. Anticipa storicamente il Marengo, non lo possiamo definire Marengo ovviamente, 8,32 alla grammatura. Eh, dal 1774 al 1786 fu eh, la coniazione di questa tipologia di ghidea qui siamo nel 1782 proprio come citazione di questo importante gioiello ebbè un gioiello numismatico questo assolutamente sì poi vediamo prepariamoci a vedere anche le altre perché eh, non sento l'inno ma eh, perché non mi dai il lunedì? Sai che mi piacciono i nostri negozi Enrico, mi piace la musica eh? Eh, tipo God Save the Queen? Anche se la regina va bene, anche il re è eh? eh, esatto. Sarà God Save the King in questo caso. Basta che non mi metti eh, i primi punk. Eh, eh, ti ricordi? C'era eh, una bella eh, Sex Pistols che avevano un certo. qui in versione un pochino. Esatto, eh, però nel sottofondo col rispetto, attenzione, per la dinastia, non è una assolutamente ironica, possiamo tenere un leggero sottofondo, è eh, dell'inno inglese, eh, credo lasciamo il tempo ovviamente eh, di. Ehm, è un'idea, eh, per carità, è un'idea che non voglio togliere alla regia, ci mancherebbe. con tanto di cantato. Allora adesso andiamo mantenendolo in sottofondo basso basso basso, andiamo a vedere ehm, la proposta successiva che è quella di Giorgio IV, signori. Attenzione anche alle differenze dei volti, chiaramente. La Guinea d'Oro del primo re, quella che ci parlava ancora in lingua... Latina, eh, eh, e cioè ehm, il Dei Grazia eh, per Grazia di Dio eh, per Giorgio Guglielmo Federico di Hannover e eh, quindi eh, Gran Bretagna, Irlanda, Duca di Brunswick e Lüneburg principe elettore di Hannover qui invece ci troviamo appunto eh, beh, immaginate un po' a Giorgio IV che fu esattamente figlio di Giorgio III e Sofia Carlotta di Meckleburgo Strelitz. Fu innovatore agli inizi perché simpatizzava per un Parlamento più autonomo rispetto al sovrano, salvo poi addirittura a sposarsi in segreto eh, alle prime manifestazioni di squilibrio mentale del padre. Pretende la reggenza, non gli riesce in toto, diventa un, diciamo, un correggente, poi prende le istanze del partito appunto, eh, che lo, lo sosteneva, il partito whig così chiamato, quello di Fox, ed entra un po' nei Tories, partito che ancora oggi possiamo conoscere, è un re in chiaro scuro, un greco puscolare. Sale al trono il 29 gennaio del 1820. Questa è del 26. Questa, questa è un sovrana d'oro di Giorgio IV, 30% di qualità, 1.500 euro la richiesta, ed è la proposta numero 9. Contrasta la Francia, l'impero di Napoleone fino alla sua sconfitta del 14, per cui, ovviamente, agiva già prima ovviamente della sua ascesa al trono col nome di Giorgio IV. E attenzione, ehm, concede l'emancipazione ai cattolici e eh, corona la battaglia di una vita del cattolico irlandese Daniel O'Connell andando proprio a concedere questa, eh, questa peculiarità proprio all'Irlanda. Intanto, attenzione, si parla di indebitamenti, di indolenza, stile dispotico, eh, sul termine... Addirittura sua moglie sembra morì eh, per avvelenamento, non è poi mille anni fa, siamo a Beghe di Palazzo negli Ottocento. Eh, attenzione, sotto il suo regno la monarchia inglese risulta ai minimi storici tanto all'interno quanto all'esterno del regno, però questa è una testimonianza importante, ancora dei Grazia, vedete eh, Giorgius IV dei Grazia. Abbiamo anche modo di vedere il rovescio con lo eh, stemma araldico coronato. Eh, eccolo qua, difensore della fede. Questa indicazione che vediamo nel giro sulla destra della moneta sarà sempre una costante anche ai tempi della regina Vittoria. E con Giorgio IV, 1500 euro per questa sovrana d'oro. Attenzione perché a questo punto da Giorgio IV eh, dobbiamo passare al suo figlio figlio di Giorgio III e fratello di Giorgio IV. Quindi eh, scusate all'altro eh, figlio di Giorgio III e fratello più giovane hm, Guglielmo IV. Fu chiamato e re marinaio, diamo ovviamente tempo alla regione di poterle rappresentare o meglio di poterle portare sotto giusta luce nella nostra telecamera fermo restando sempre la possibilità di valutarle al meglio nella nostra, vedendole singolarmente con Guglielmo IV il re marinaio legislazione sui poveri fu un regno breve suo è dal 1765, lui nasce nel 1765 e muore nel 1837 di pochi anni più giovane. Guglielmo IV, anche qua ne abbiamo, difensore anche della fede, anche in questo caso come veniva identificato, veniva rango reale proprio in questa attribuzione. E ehm, l'altra riforma del 1932 che riformò il sistema elettorale britannico. Fu l'ultimo sovrano a dare l'incarico a un primo ministro contro la volontà del Parlamento. Muore senza eredi e il trono passa alla nipote Vittoria, mentre il regno di Hannover, di cui comunque era eh, re. Passò al fratello minore Ernesto Augusto, erano ancora tempi in cui i regnanti si spartivano un po' l'Europa. Eh? Si trova al tempo della rivoluzione americana a distanza a New York e in tale occasione il generale George Washington progetta di rapire il principe, ma il piano non ebbe seguito una volta scoperto che George ordinò di raddoppiare la guardia personale del principe. Quando lui era principe ovviamente questo accadeva. Senza figli legittimi sopravvissuti, Guglielmo ascesa al trono all'età di 64 anni. Si guadagna il primato del re asceso al trono britannico in più tarda età della storia. E infatti, vedete come è rappresentato in effigie. Questa sovrana d'oro del 1837, anno della sua morte e fine del suo regno, è. Qualità 30%, la richiesta numero 10 di 1500 euro, signori, 1500 euro per la sovrana d'oro di Guglielmo IV. Attenzione! Quantità assolutamente limitate. Eh? Quindi nella storia degli antisignani, chiamiamoli così, delle sterline, eh? di quelle che sono le sovrane d'oro. Eh, parliamo veramente di eh, quantità limitate per un regno assolutamente eh, diciamo, eh, breve eh, per quanto riguarda eh, Guglielmo IV. E finalmente arriviamo, finalmente, giustamente direi, arriviamo alla quarta moneta, alla sovrana d'oro, e qui cambia veramente ritmo e marcia, il suo carattere così volitivo. Già a 18 anni la fa, fa optare non avendo figli maschi ormai da due generazioni, ehm, fa optare a, alla sua incoronazione e sarà sicuramente una scelta giusta perché il Commonwealth, l'Impero Britannico anzi raggiungerà il suo massimo apogeo e anche la sua capacità di governo è nota a tutti, anche chi magari conosce meno la storia inglese. Sovrana d'oro del 1878, Sua Maestà la Regina Vittoria. Per quel che ci compete, è anche l'effigie che poi troveremo sulla medaglia Wayne del primo francobollo. Eh, questa, eh, vie, vie, alcuni anni dopo, eh, questa moneta risale al 1878: il primo francobollo, 1840, il famoso Penny Black. Ma è sempre, sempre lei. 40% di qualità questa, questa la consigliamo ulteriormente bene le precedenti, ma a 1200 euro, la proposta numero 11 a 1200 euro, signori, vi presento e vi presentiamo Sua Maestà la Regina Vittoria, esattamente Sua Maestà la Regina Vittoria, veramente il nome di un'epoca potremmo definire. E titolare addirittura questa sovrana d'oro che dobbiamo oltretutto definire come sovrana d'oro, ehm, tra l'altro eh, di San Giorgio, perché il rovescio ci porterà a un'immagine molto conosciuta, molto rappresentata e che troviamo ancora recentemente eh, sull'effigie peccato, cioè Peccato, qui siamo, attenzione, eh, in un anno. Poi siamo in un momento così saliente, così importante e così eh, particolare. Voglio soltanto segnalare e correggere la data perché non è il 1878 ma è il 1885 di questa moneta. Non è colpa della nostra regia o della comunicazione che abbiamo dato noi perché la moneta rappresentata sul rovescio, cioè questa moneta, poco male. Eh, avremo certamente una sovranadore dal, Abbiamo certamente scusate un'altra sovranadoro dello stesso di quell'anno indicato, cioè del 78, ma qui abbiamo ehm, l'85. C'è disponibile sicuramente dal nostro cavò, ha lo stesso prezzo, ha la stessa qualità, poco male, ma questa è inquadrata fisicamente quindi facciamo un errata grazie prontamente fatto che è il 1885 come da certificato di qualità leggesi come da certificato leggesi eccolo Un millimetro in più del Marengo, la stessa dimensione del Marengo di Marengo, che è l'eccezione rispetto ai 21 mm, cioè 22 mm. 40 Bella, questa, questa è da scegliere, signori. Questa è da scegliere. Attenzione, non la pareggino col donare di borsa, eh? eh qui c'è un plus dato dalla sovrana d'oro eh, della Regina Vittoria. Vi faccio soltanto leggere in alto, vedete al di sotto della scritta Qualità Bolaffi c'è cioè il numero 313 del 2802 17 che non è il 1917, ma è il, eh, signori, è il 2017, è stata espertizzata da pochissimo. Non ha visto la luce. In altra occasione abbiamo avuto un'altra paio di occasioni per presentarle, ma furono confermate. Eh, se non nell'immediato istanza di qualche minuto, forse di qualche ora. Quindi questa disponibile con una chiamata. Se arrivate a seconda chiamata, non possiamo garantire quest'anno, probabilmente avremo quella del 1878 disponibile. Ma sono poche chiamate per questa qualità, per questo 40% che di cui vi stiamo informando e Di cui vi diamo ovviamente voce, bellissima. Eh, ma allora, guarda qui: San Giorgio il drago, il simbolo e protettore della città di della Cavalleria, ma anche della città di Londra, il simbolo della ricca monetazione d'oro. No, questi signori, Brexit o no? Brexit, qui siamo davanti, siamo davanti. Alle monete di quell'impero, usiamo proprio questo termine che, fa, che ha fatto dire ai più, e qui non entriamo in merito, eh, ma noi abbiamo avuto il mondo o perlomeno abbiamo dialogato col mondo usando un termine un po' eh, di eh, gentleman agreement. Abbiamo dialogato, possiamo dire abbiamo posseduto gran parte, un, il, il, un, un impero immenso, proprio sotto di lei, proprio sotto la regina Vittoria. E allora, Ganswe, qui ha veramente ancora più senso. Attenzione, spero, ma sarà difficile, che passi inosservato, che si percepisca che nella anche certa rarità delle monete precedenti, compresa ormai quella Guinea, certo. Grazie, non passi inosservato che il suggerimento a 1200 euro mi sto sostenendo quella meno costosa, può andare a pannaggio certamente a questa scelta. Se proprio dovessi dare un suggerimento totale direi Guinea, Guinea senza escludere le ma Guinea è, eh, è la Regina Vittoria, la sovrana d'oro di San Giorgio. Ergo Regina Vittoria. Vediamola nella sua totalità, ti prego, col dritto e con il rovescio. Eccoci signori Bolaffi, eccoci siete collegati con Bolaffi. Allora, grazie per le vostre chiamate, grazie per le diverse informazioni che ci stanno giungendo ehm, anche eh, a livello di richieste e di conferme che oggi sono un po' avaro a dare, dobbiamo fare un elenco anche sui silver eagle, anche sull'attenzione dei marenghi, state cominciando a estendere, ormai vedere Bolaffi significa parlare di marenghi, parlare... Beh, parlare di sovrane d'oro con una certa eccezionalità, eh, dobbiamo dire acquisizioni che abbiamo recentemente formato alla vostra attenzione. Facciamo un, un, un sommario nella nostra diretta. Allora le andiamo a vedere, però a blocchi, ai gruppi. Eh, facciamo così: allora eh, le vediamo insieme sovrana, sovrane d'oro con una dinastia che parte da Giorgio III, che veramente ci segna un passaggio con Giorgio III, con Giorgio IV, con Guglielmo IV e con la regina Vittoria proprio in linea dinastica, quindi ne fai vedere insieme, Chris, eh, un po più, eh, cioè, eh, ma proprio croccante, non puoi avere qualcosa di più morbido, no, va bene, e poi ad esempio anche eh, la carta, ci può essere anche una carta diversa, no? c'è la Cristina nostra che eh, aspetta le vostre chiamate e che eh, salutiamo ovviamente. Le vediamo, eccole qua, pronta per rispondere al telefono. Leone, ma Leone, perché non ci saluta quest'oggi? Eh? Allora, no, sto, scherzo, sto salutando, grazie ovviamente alle chiamate che giungono nell'ultima mezz'ora, in realtà siamo insieme ancora per un'ora e poi saremo insieme con Lorenzo e la Elena dalle 21 alle 24, ma l'ultima mezz'ora è dedicata agli approfondimenti dei dossier Bolaffi sulle monete quindi un piccolo documentario, chiamiamolo un documento di mezz'ora, piccolo, giusto tempo per parlare di Vaticano, per parlare di Bisanzio, di diversi momenti storici fermo restando la possibilità poi facciamo il regalo eh, del... Facciamo un regalo ancora, eh, chi ci prepara al mondo romano. Allora, l'altra area che noi andiamo a trovare insieme a queste quattro proposte è quella dei marenghi. Certo, i marenghi che andiamo a vedere da Pio Nono, Napoleone in primis, eh, poi Carlo Felice, Vittorio Mone II e Pio Nono, i dieci lire e il doppio marengo di Napoleone. Quei dieci lire guarda un po' in basso, scusami lo voglio eh, leggermente portare verso l'alto il vittorio Mene II e mezzo marengo e il doppio marengo di Napoleone quindi andiamo su due estremi su due re che non possono mancare anche nel doppio marengo e anche nel mezzo marengo così vedete le due differenti unità di misura e grazie a Napoleone comunque nel bene e nel male che cambieranno e si semplificheranno senza perdere di precisione eh, diciamo anche il, eh, i multipli e i sottomultipli delle monete eh? poi andiamo avanti vediamo col Marengo la possibilità scegliendone due delle, delle, oggi eh signori scegliendone due il grande eh, cofanetto e scrigno e libro e album dedicato al volume dedicato al Marengo come per Napoleone apriamo faccio un po' di riflesso come per Napoleone, andiamo ad aprire e a scoprire questo cofanetto che a 245 euro permette invece di contenere le prime due monete, di una collezione di 12 dedicata alle monete di Napoleone in Italia. Volendo, entra cioè di diritto il Marengo, il doppio Marengo, come uniche due monete d'oro, quindi eccole qua. 245 euro con cofanetto e con eh, libro diciamo informativo. Poi abbiamo, eh beh, sì, dai, al pubblico che ci segue, in questa mezz'ora andiamo certamente a indicare ehm, e ad apprezzare. un salto a Silver Eagle lo facciamo mi dicevi Cristina esattamente andiamo a vedere singolarmente allora attenzione Silver Eagle, gli dedichiamo qualche minuto sono, c'è sempre richiesta arrivano, perfetto allora abbiamo tre Silver Eagle un'oncia di puro argento 900, Fine Silver vedete 999 millesimi il primo del 1986, quello con l'aquila, in realtà vi sto mostrando il rovescio. Teniamola: il, 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 il diritto della moneta ci rappresenta sempre la Lady Liberty con l'anno indicato. Sono pronto, ovviamente, a voltarla, e ce l'ho qua davanti a me. Sono qua di fronte a voi e accanto a me. Gli altri due, il 2016 e il 2017, è una forma di collezionismo contemporaneo assolutamente diffuso. Con cofanetto tutti e tre li proponiamo esclusiva TV a 200 e. Tutti e cinque. E perché prima mi hai dato 600? Allora, allora eh, attenzione: siamo a 265 euro. 265 euro per tutti e tre. Attenzione, potete aggiungere esclusiva TV con cofanetto. Potete aggiungere i due che io definisco, no, non io, sono i più rari perché appartengono agli anni 20-30. Sono due dollari, poi li andiamo a vedere che circolarono negli anni 20-30. Il dollaro pace, Pis come Vedete un dollaro in argento, 900 millesimi. La proposta che vi stiamo dando è eh, la proposta, attenzione, eh, numero 17. 90 euro. Qui ho solo quattro chiamate disponibili: volto, profilo e testa radiata. Tra l'altro, Eseguita questa da un italoamericano, questo disegno che, tra l'altro, la modella fu proprio la moglie, eh, eh, del, eh, del Francesci, italoamericano, con la richiesta di 90 euro più spese di spedizione, se va spedito a casa vostra col nostro corriere. Attenzione, ne mettete due, non pagate spese di spedizione. Quindi quegli euro che vi chiediamo, perché non abbiamo margine sulla moneta, non operiamo aumentando il prezzo, non vogliamo essere assolutamente fuori mercato, anzi, ma ne scegliete due la spedizione la offriamo noi. Hanno il loro singolo cofanetto e la loro capsula di protezione, perché la qualità è la qualità bolaffia a cui facciamo riferimento. Sono le monete più veicolari e più apprezzate al mondo, lo diciamo chiaramente, parlando di momenti allora, non parlando per forza di questa, ma parlando di contemporaneità, ad esempio di Silver Eagle. Eh? Ovviamente nell'ambito dell'argento, paragonabile agli scudi, sono i moderni scudi perché la misura oscilla fra i 38 mm e i 40 mm, dipende dal, eh, da, da, quale moneta, da quale dollaro di riferimento facciamo. L'altra che andiamo a vedere è la numero, ed è, eccola qua, tra poco vedremo anche il rovescio, emessa fino al 21, quindi precedente, fino fine 800, al 1921, ed è il dollaro Morgan, è eh? dollar dollaro, il dollaro Morgan in argento, vedete? Quando da noi l'argento non era possibile utilizzarlo, in America lo utilizzarono. poi furono anche là momenti di ristrettezza, eh, immaginiamo certi periodi eh, anche di depressione, la Grande Depressione americana, ma eh, e in argento 900 millesimi il dollaro Morgan, 79 euro per la proposta numero 16. 79 euro per la proposta numero 16 signori. Allora si sì, li inquadriamo tutti, singolarmente, singolarmente eh, potete anche sceglierli quindi il cofanetto, dici non ha un obbligo, no? Perché magari avete già il dollaro del 2016, vi manca quello del 2017? Grazie, grazie, grazie. Oggi le signore sono agguerrite, eh? oggi le signore sono guide benissimo, mi fa molto molto piacere, gentile Luisa, molto molto piacere. Allora, il mondo dell'antica Roma non l'abbiamo interpretato quest'oggi, ma rimedieremo, signori. Eh? Andremo certamente a rimediare. Andremo certamente a darvi modo di eh, poter scegliere qualcosa di singolare, qualcosa di particolare, qualcosa se vogliamo anche di meno visto. Scusate, non che un aureo sia tanto visto, ci sono varietà incredibili. E rarità incredibili però volevamo anche aprire e portare allora non c'è non c'è segreto il 2016 costa 69 euro suggerimento 2016 e 2017 quelli che vedete ah sono uguali no signori cambia l'anno però l'imprimatur è quello. La coniazione sceglie questo con quella variabile dell'anno che è fondamentale. L'emissione 2016: 69 euro. La 2017, come sta il dollaro? Ricci, ma vale un dollaro? No. Il valore facciale, il valore nominale, è un dollaro, non il valore di scambio. Questi, signori, circolano tra collezionisti. Oggi a parità quasi a parità con l'euro, dovrebbe costare di più. Bolaffi 2017 ve lo dà ancora, riesce a darvelo stringendo i denti a 69 euro. Quindi il gesto che vogliamo fare è proprio, attenzione, lo diciamo, questi dollari sono falsificati nel mondo. Attenzione, ma sai io falsifico solo le cose che costano 50.000 euro. Eh e no signori, e eh no. Perché la cosa da 50.000 euro risulta essere molto più studiata? No? La cosa che costa poco, pochi si prendono la briga di studiarla, invece Bolaffi la studia, quindi Bolaffi è attento alle scelte: il canale deve essere ovviamente un canale diretto, diretto, come avviene ad esempio per la monetizzazione del Vaticano. La credito che ha Bolaffi, se ci permettete, dal 1890. È un accredito guadagnato internazionalmente, ecco perché quando vi presentiamo i certificati diciamo sono veri e propri passaporti. Questo accredito vive di conseguenza nella possibilità di darvi la certezza nella scelta. Eh? Certezza della scelta. Qui stanno delle belle differenze, perché a guarda è a posto, a guarda, poi si scopre un graffio con l'anticredimento, poi si scopre, ecco, non da noi. Va bene? questo... Quella qualità Bolaffi che segnala anche la bellezza di questi Silver Eagle. Attenzione adesso, li state vedendo per chi ci segue abitualmente da una trasmissione all'altra o quasi, perché? perché tanto sappiamo che poi non arriveremo, c'è cioè chi ci sta chiedendo il 2015, non ce l'abbiamo, eh, non ce l'abbiamo, quindi arriveremo a dire a costo di, di ah, ma li ho visti ieri, ah, li ho visti però può cambiare il pubblico, può aumentare la certezza di chi li ha visti ieri e non li ha scelti e oggi può sceglierli e li può scegliere facendo un dono importante perché mi dite guarda ho un'occasione, magari non scelgo tutti e tre, il mio budget vuole essere un po' più contenuto, scelgo il Silver Eagle del 2017, a 69 euro, pago qualche euro in più di spesa di spedizione, però mandatelo nel nostro negozio. Nel, mio, nel vostro negozio di Torino e Milano, di Verona o di Roma è possibile oppure no? speditevelo ma anziché scegliere uno, ne scelgo due, magari due anni diversi o dello stesso anno. Non chiedetene dieci dello stesso anno perché non ve li diamo. Eh, a meno che mi troviate, mi convinciate, non c'è bisogno di documenti di stato di famiglia che avete dieci figli o dieci nipoti. Il che può essere possibile, allora vediamo se è possibile e se li abbiamo disponibili. Eh, ma non è che vi chiedo lo stato di famiglia, però datevi modo veramente di sceglierli, vi daranno grande soddisfazione. Un passo nel tempo lo facciamo con Mamma mia come vola il tempo e come grazie per tutte le telefonate, anche solo di richiesta su proposte future, dateci una mano per eh, invitarvi proprio a tale richieste, cioè per invitarci alle vostre esigenze anche come richieste future. Allora, tra le mie mani un balzo epocale nel mondo dell'antica Roma, i musei non collezionano soltanto aurei o denari, quindi monete d'oro o denari d'argento, ma collezionano anche l'ottone e il bronzo. E le monete di bronzo sono quelle conservate in questo volume, album, che... Rappresenta, che conserva internamente gli imperatori del tardo periodo romano, quelli che vanno al momento della decadenza dell'impero romano, ma la decadenza dell'impero romano inizierà già con i successori di Adriano, comincerà in un certo senso già con Marco Aurelio, ma non per dei meriti suoi, grazie, non per dei meriti suoi, signori. Sarà una lenta decadenza eh, che, che si estenderà ancora nel tempo e che offrirà delle monetazioni rare perché molte volte gli imperatori avranno un tempo limitato di regno, poi passeranno a miglior vita. Generalmente nessuno di questi invecchierà, eh. allora, o quasi nessuno. Vediamole, le abbiamo preparate, me le puoi far vedere aperte, ti prego perché abbiamo 15 minuti, quindi eh, andiamo con delle schede che vi informano sia sull'imperatore che sulla monetazione, le andiamo a vedere perché i bronzi degli imperatori romani vi porteranno 12 monete, alcune addirittura avranno una... Vedrete, ricordano l'argento, avranno una piccola percentuale, ma fondamentale la Lega che formerà bronzo e rame sarà la, eh, la, la fondamentale eh, costituente che porta, che va a definire proprio questo. E allora eh, ricordiamo Valentiniano II, Costantinopoli, quindi sotto il regno di Costantino e poi parleremo. Ehm, di, di Tetrico, di Probo, di Giuliano II, Valentiniano I, Valente, Graziano, Teodosio, Onorio, Arcadio, siamo dal 270 al 408 d.C. Eh? Al 408 d.C. Album schede, tutto con capsule interne. Ogni scheda contiene la sua moneta, signori. A 690 euro è la proposta numero 7, brava Cristina, è la proposta numero 7 È il nostro, scusate io uso il termine regalo, qualcuno dirà ma 690, 12 monete di bronzo autentiche, eh, autentiche con garanzia ovviamente, eh, sono... Qualcosa che, ripeto, un museo sceglie e colloca all'interno di una teca. Non uso il termine museale in vano. Non uso il termine museale in vano, signori. Teniamole a 6,90. Voglio veramente... Attenzione, chi colleziona Aurei, chi colleziona... Eh, Denari chi colleziona veda di valutare e collezionare anche queste monete, anche queste monete. La mia insistenza nasce proprio adesso. Si stanno accelerando le conferme da una parte e dall'altra. Ma mi va bene, benvengano queste richieste. L'importanza. Eh, L'importanza, Aurelia. Ma sono imperatori che conosco meno, hanno avuto minor tempo. Minor tempo. Uno dei generali più famosi dell'epoca. Uno dei generali più famosi all'epoca con importanti. Aureliano, la prima moneta che vedete a sinistra. Eh, poi non so se può darmi la... Ecco, me la puoi bloccare, non lo so eh, se puoi fermare. Mi, mi fermi un attimo l'Aureliano, ti prego, perché è una moneta già... Cioè, 6,90, una delle 12 monete. Teniamola un attimo. I Goti furono uno dei popoli spina di fianco dei romani e lui riportò numerose vittorie. Dopo Claudio II venne acclamato imperatore. Pensate che lui eh, introdusse proprio questo Aureliano, eh, che è un nuovo nominale un pochino più pesante dell'Antoniniano e con un po' più di argento. Stiamo vedendo un Antoninianus in questo caso. Attenzotto di lui, il sol invicto, Enrico, il sol invicto, che ti invito veramente a eh, valutare. Il sol invictus fu lui a, a ripristinare, e introdurre il culto del sole, seguitissimo tra i soldati, il sole invincibile. Appunto il Dio Sole, ecco qua il Sole Invictus. Attenzione, è un momento questo che ancora non ha ehm, ancora non andiamo a celebrare ovviamente il, il mondo eh, della cristianità, eh, ancora si parla di repressioni. Ma il Dio Mitra, cioè ci sono veramente delle. delle e qui il Sol Invictus, già dal punto di vista iconografico, preparerà poi all'effigio del Dio Padre che troveremo nel mondo dell'iconografia, non solo delle monete ovviamente successiva, poi fino a Bisanzio. Eh. Quindi teniamola, andiamo pure avanti, vediamo le altre. Andiamo alla seconda, la seconda che si rappresenta, perché sono, vanno viste veramente una per una, Tetrico, eh, Tetrico. Non si conosce la data di nascita ma muore dopo il 273, eh, dopo Cristo scusate, anche lui incerta. La sua monetazione è soltanto sviluppata nel 71, 72, solo in quattro anni. Antoninianus, anche nel suo caso, solo tre tipi di monete fece, fece coniare. Al rovescio vediamo la Letizia. Al rovescio per tetrico ci sono, ecco qui: qui le potrebbe scegliere veramente io. Dico, o un appassionato, o chi vuole uscire un attimo. Non dico dal coro perché monete dedicate anche ai collezionisti. Ma a chi vuole, vuole avere certe rarità, certe udicità, nonostante il prezzo non ci indichi questo, perché a 12 monete eh, siamo a circa 60 euro. Hm? meno di 60 euro l'una e poi Probo e poi Costantinopoli ecco teniamola teniamola perché qui stiamo vedendo Probo dal 232 attenzione non so io ho so parlato di decadenza ma attenzione è una decadenza lenta perché non siamo nel 300 e passa siamo ancora negli anni nel 200 siamo ancora nel terzo secolo eh? quindi ancora a Roma eh, ha i suoi problemi ma, ehm, ma è la Roma che conosciamo plebeo di origine con una brillante carriera militare è chiaro che erano gli imperatori nominati dai pretoriani avevano una forte ascendenza eh, potremmo parlare poco chiaro forse, non dico poco conosciuto ma una storia dove oggi si parlano di dittatori militari eccetera in certi paesi del terzo mondo ma eh, le caratteristiche in quel periodo storico nascevano fortemente, erano, era l'esercito che eleggeva un loro generale, un loro condottiero, salvatore unico dell'impero, si appella con titoli come Pacator Orbis, Pacificatore Orbis del mondo, Restitutor Eserciti, restauratore dell'esercito, gloria orbis, gloria del mondo. Virtus probi, il valore di probo, probo l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato nella grande numismatica del lunedì eh, su una monetazione non in bronzo ma importante, però il suo termine verrà poi, la sua parola verrà poi utilizzata anche eh, successivamente. Probo e sol invictus addirittura, anche lui rilancia fortemente il culto. Vedete come ogni moneta, nella velocità di passaggio, ma vedendole uno per uno, andiamo a vedere Costantinopoli che da sola, Costantinopoli, la vediamo la quarta moneta, da sola meriterebbe il prezzo di 690 euro. Eccola qua, Cos dedicata a Costantinopoli, la città magnifica. E questo Follis in bronzo è fatto emettere da Costantino I, fra il 330 e il 337, i famosi nummi della capitale, fondata nel 330, e venne emessa contemporaneamente da tutte le zecche, Alessandria, Antiochia, Aquileia, Arle. Costantinopoli, Cizico, Eraclea, Lione, Nicomedia, Roma, Sciscia, Tessalonica e Treviri. Eh signori, qui si, vede, qui si vede la propensione, qui vi mettete alla prova. Perché qui dovete cercare, qua la monetazione è una ricerca, uno studio, è questa la bellezza. Una cifra contenuta, dicendo, ma sai, io sono abituato a vedere no. Andando nella finezza del tempo, nella costruzione del tempo. Questa è la moneta, queste sono le monete degli archeologi. Di chi ha quella passione, magari non, non siete mai diventati archeologi, archeologi, scusate. L'avete sognato nel, da fanciulli? Bene. Però adesso potete studiarle, potete cercarle queste, queste monete, potete scoprirle e noi ve ne diamo l'indicazione perché nelle schede troverete tutte queste voci. Cioè, è pazzesco. Qui scopriamo chi ha veramente Guardate, potrebbe scegliere questa collezione. Chi dirà: "Io non è che sono un collezionista di monete. Voglio però entrare nella tessudianza romantica. Voglio qualcosa di autentico e originale. Voglio provare un brivido ogni volta che tengo tra le mani tra le mie mani queste monete che hanno circolato anche un po' consunte dal tempo ma così importanti come documento storico e non è a senso allora dire ve ne diamo una vi andiamo a percorrere questi due secoli di storia attraverso dodici monete attraverso dodici imperatori lì sta a voi signori qui non c'è l'abilità di chi presenta la strategia, la furbizia, l'astuzia eh? non è quello non c'entra quello qui c'è veramente un po' qui va, va a toccare delle corde che uniscono la passione anche della storia e forse soprattutto quella. e chi dice guarda io ho trovato un vecchio reperto greco ovviamente è possibile l'acquisizione ho raccolto una, un frammento romano in, eh, raccolto sempre nella realtà del, eh, eh, un coccio romano non scavi, non attenzione eh, alla legalità della cosa, ho un oggetto del mondo orientale e ho queste cose che metterò in bella mostra, creerò apposta una struttura al di là di quelle che sono le schede per poterle mostrare della mia vetrina, eh, all'interno di una mia vetrina, una mia teca in casa. Questo è vere monete romane. E io credo che all'ascolto ci siano anche queste persone, spero, perché se no mi dispiacerebbe che non abbiamo un pubblico di questo genere. Mi dispiacerebbe che non abbiamo persone che, mille complimenti per chi ha scelto, per chi conferma, per chi ha le dei chiare, ma mille speranza, o meglio, speranza da parte mia che ci sia anche all'ascolto qualcuno che sappia, magari addirittura un collezionista di Auri, perché no. Ma che, un appassionato di mondo antiquario, anzi dell'archeologia che può circolare ed essere acquistata, perché questa, di questo si tratta, di questo letteralmente si tratta. Il, il, pol, il limo, le patine del tempo, eh? le sabbie del tempo, va pazzesco, guardate i colori in cui si coniugano queste monete, le sabbie del tempo. Teniamole fino all'ultimo, anche quest'opera. Scusate, ma guardate che quando si trova una moneta come questa, un archeologo ma festeggia e celebra. Perché queste non sono monete riprodotte successivamente, rifatte successivamente, no? Medaglie, no, sono autentiche nell'epoca del mondo degli imperatori romani. Andiamo, vieni in diretta. Qui abbiamo, guardate, sono conservate all'interno delle capsule eh, che si possono aprire e svelare in questo modo. Quindi sono all'interno di questo incredibile... Guardate, ci sono delle capsule con all'interno ogni singola moneta, dritto e rovescio, in modo che si possono studiare perfettamente. Guardate che è bellissimo, la monetazione è divisa per ogni imperatore. Bellissimo, poi ne farete voi... Ma questo è il modo di conservarle letteralmente come in un museo e qua l'archeologo che in voi deve entrare. Non importa se farete collezione di monete o meno, non importa, fino all'ultimo voglio insistere, fino all'ultimo. Arrivederci, grazie, mi raccomando alle 21 e state ancora con noi, la grande numismatica.